Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico clippino extra. Qui ragazzi miei, non potevo assolutamente mancare l'acquisto da amante della trilogia dei giochi di From Software originali, la trilogia Dark Souls. Poi abbiamo fatto anche i clippini dedicati appunto ai due libronazzi dedicati a Dark Souls 1 e Dark Souls 2, i fantastici volumi ufficiali Design Works. Qui abbiamo assolutamente oggi, andiamo a sfogliare insieme il volume Design Works dedicato appunto al terzo gioco della serie, il terzo e ultimo gioco. Si spera, noi fan speriamo assolutamente che la From e Miyazaki, l'autore stesso, il creatore della serie Dark Souls, ci regali in un futuro prossimo un nuovo Dark Souls, un quarto capitolo di Dark Souls. Vedremo, sarà molto difficile però. Chi lo sa, vedremo un po'. Niente, non perdiamo troppo tempo. Volumazzo, fantastico, edito sempre dalla solita Udon Entertainment, come gli altri due, assolutamente. Volumazzo, questo costa un po' più degli altri, perché come vedete è assolutamente un po' più nutrito, sicuramente del primo volume, che è il primo volume, Design Works dedicato a Dark Souls 1, cazzo, è un terzo di questo, e invece il Design Works dedicato a Dark Souls 2 è forse due terzi di questo. Questo qui, il volume che hanno dedicato al terzo gioco, è quello più nutrito di tutti, un libronasso più infarcito di tutti. Infatti costa, cazzo, costa 50 dollari, ma ragazzi, cioè 50 dollari per un libronasso hardcover stampato su carta lucida da questo numero di pagine qua, con questa qualità qua, ragazzi miei, 50 dollari li si pagano volentieri, almeno io li pago volentieri, assolutamente. E poi, come lo dico sempre, cazzo, cioè, è giusto pagare, queste robe qua è giusto pagarle. L'arte va pagata, i videogiochi vanno pagati, i film vanno pagati, la musica va pagata. Io ormai la penso così, e è un discorso che vi faccio, non è la prima volta che lo dico, che ve lo faccio, se seguite i miei clippini, ve lo dice uno che tanti anni fa ha usufruito in maniera massiccia della pirateria, eh? Cioè, la pirateria, se siete amanti dell'intrattenimento in generale, è fuori dubbio che l'abbiano un po' sfruttato un po' tutti, è normale, è normale. Però io dico questo: se uno è veramente appassionato dell'intrattenimento che segue, della musica, se uno ascolta molta musica, è appassionato di musica, se è appassionato di videogiochi, se è appassionato di cinema, ragazzi, uno, il vero appassionato di intrattenimento lo compra e lo vuole unicamente originale. Che sia digitale, che sia fisico, è tutto un altro discorso. Ormai stiamo andando incontro all'era digitale, anch'io per tante cose non riesco più a comprare le cose fisiche, per esempio per i videogiochi mi affido, sono già un po' di anni che mi affido agli store digitali, mi trovo benissimo, però per tante altre cose, come per esempio la musica, io la musica non, ancora, sono ancora molto ancorato ad avere il mio CD o il vinile fisico, averlo in mano, sfogliarlo, rigirarmelo in mano, leggere i titoli di la tracklist quando ascolto il disco, e per quella cosa lì sono ancora molto legato al fisico, però per tante altre cose assolutamente non sono contro la venuta del digitale. Comunque, torno a ripetere, comprate roba e collezionate roba originale. È giusto pagare gli artisti per la loro arte, punto. Allora, andiamo a sfogliare questo cazzo di volume qui, non voglio assolutamente fare un altro video di un'ora, se non più di un'ora, come i video precedenti, dedicati a questi libronazzi qua, perché sono convinto che poi sono molto stancanti, sono molto assolutamente impegnativi da seguire. Togliamo questa fantastica sovracopertina qua, che tra l'altro, a differenza, mi pare di ricordare, delle sovracopertine degli altri due volumi, dei volumi precedenti, soprattutto del primo, che erano lucide ma erano un po' satinate. Questa qui è unicamente lucida, non ha più l'effetto satinato, patinato. Chissà perché, peccato, avrebbe fatto un'ulteriore figura in più. Comunque è lo stesso, non ce ne frega un cazzo, dai. Allora, partiamo subito. Questo è il volume senza la sovracopertina, hardcover, libronazzo, pesa un quintale, ragazzi, pesa veramente un quintale. Cominciamo subito a sfogliare, abbastanza velocemente.
Design Works, figa, qui abbiamo subito quella che forse è l'illustrazione madre appunto di Dark Souls 3, questa figura qua del cavaliere praticamente figa con in mano il pugno con la polvere del fuoco, tutto consumato da un'ondata di calore della fiamma. Qui infatti c'è assolutamente una didascalia che non andremo a leggere perché sennò qui veramente non finiamo più, però questa qui, se mi ricordo bene, questa qui è una delle immagini, delle illustrazioni pubblicitarie regine appunto di tutta la campagna pubblicitaria che ha avuto Dark Souls 3. Assolutamente, questa qui a parte che è un'immagine fantastica, ma è un'immagine che rappresenta, come per tutti gli altri Dark Souls, forse faceva eccezione solamente Dark Souls 2, perché in Dark Souls 2 abbiamo visto, se andate a vedere, il clipino che ho dedicato a Dark Souls 2, ma poi ho fatto anche un clipino dedicato alla statuina della Ban Presto. Dark Souls 2 hanno deciso di utilizzare come appunto personaggio protagonista caratteristico per appunto pubblicizzare il gioco il personale la classe del Faram Knight. Invece in tutti gli altri Dark Souls avevano sempre utilizzato la classe del cavaliere, il cavaliere che tra l'altro secondo me è anche la classe che io utilizzo sempre, ho sempre utilizzato in tutti e tre Dark Souls, perché secondo me è la classe più bilanciata, è la classe che vi riesce più, è la classe più consigliata se siete un po' inesperti per quei giochi lì, è la classe, essendo la classe più bilanciata partite già con un discreto rapporto attacco-difesa che non è assolutamente niente male. Quindi partiamo con questa fantastica doppia illustrazione qua, doppia pagina, eccezionale, fantastico, il cavaliere, cazzo, arrostito, fantastico, mezzo carbonizzato, e poi proseguiamo con queste fantastiche illustrazioni. Abbiamo visto che anche nei volumi precedenti, la prima parte, prima appunto del sommario del volume, dove viene snocciolato appunto come è diviso il volume, abbiamo questa serie di artwork, sono tutti final artwork che fanno parte appunto della campagna pubblicitaria del gioco. Questa qui è sempre un'altra artwork del cavaliere in posa quasi da preghiera, con la spada conficcata a terra, inginocchiato a terra, quasi in una posa di preghiera. E qui abbiamo assolutamente un'altra fantastica illustrazione di un'ambientazione di gioco, fantastico. Anche qui, ragazzi miei, come dicevo nei due volumi precedenti, qui abbiamo la dimostrazione in questi volumi qua denominati da Design Works, che racchiudono appunto tutte le illustrazioni ufficiali, gli schizzi preparatori, che hanno fatto da percorso appunto produttivo e preproduttivo dei tre giochi di From Software. Figa, abbiamo assolutamente tra le mani, possiamo sfogliare, abbiamo tra le mani tutta l'arte che gli artisti di From Software hanno creato per i giochi stessi, quindi è una goduria immane. Poi lo dico sempre, secondo me From Software, gli artisti di From Software che fanno questo lavoro qua concettuale di appunto di creare queste assolutamente queste illustrazioni incredibili, sono molto bravi, hanno assolutamente un talento e una creatività molto particolare per le ambientazioni dark fantasy, ma soprattutto anche per la caratterizzazione dei personaggi e delle creature stesse che popolano i giochi che hanno fatto. Hanno un gusto, un design eccezionale, sono veramente belli. Guardate che spettacolo che è questa. Adesso abbiate pazienza, di Dark Souls 3 non ricordo molto pochi nomi, l'ho giocato da un bel po' di anni, tra l'altro l'ho finito tutto, non ho finito la seconda parte della seconda espansione che era molto bella, ma poi per una serie di motivi ho dovuto piantare lì e non so mai se la riprenderò, magari la riprenderò ma iniziandola da capo, perché come tutti i giochi di questa portata qua non ha mica senso giocarsi una prima metà del gioco, poi piantarlo lì e riprenderlo dopo anni. Allora ha senso, magari sono passati tanti anni da quando l'avete giocato, ha senso ricominciarlo da capo e farlo in maniera continuata fino alla fine, perché non si può interrompere l'atmosfera
che giochi come questi sanno dare al giocatore. Cioè, qui questi giochi qui hanno l'atmosfera che vi travolgono, vi entrano dentro, cioè voi entrate dentro il gioco, Che spettacolo, questa qui è una mappa quasi in 3D di tutte le location principali del gioco, bella, molto bella. Pensate ad averla stampata su tessuto, con una mappa del genere, sarebbe ancora più prestigioso, ancora più bella. Tutte le location, questa qui è sempre in stile mappa antica, questa qui l'abbiamo vista, quello stile qua di mappa antica l'abbiamo già visto, L'abbiamo già visto, non mi ricordo se l'abbiamo visto nel volume Design World di Dark Souls 1 o nel volume Design World dedicato a Dark Souls 2, ma l'abbiamo già vista. Questo qui è uno stile fantastico. Io credo che per qualche edizione limitata giapponese abbiano stampato queste illustrazioni qua proprio su mappa di tessuto. Adesso non vorrei dire una cazzata, ma credo proprio di sì. Questa qui non è nient'altro che una sorta di mappa. Come se fosse una pergamena che rappresenta tutte le classi del gioco, che il gioco vi offre praticamente. Vedete il cavaliere classico, il mercenario, il guerriero, l'araldo, il ladro, l'assassino, il mago, il piromante, il chierico e il deprivato, che praticamente questa qui c'è sempre stata, quella classe qui, in tutti i Dark Souls, del deprivato, che tra l'altro. Mi sfugge, non ricordo bene la traduzione proprio in italiano, non è deprivato, è chiamato in un'altra maniera che non mi ricordo mai, perché è una classe, così è la classica classe per gli hardcore, per i giocatori hardcore, quelli che vogliono una sfida incredibile, perché partite che non avete un cazzo, partite in mutande, non avete un cazzo, nessun tipo di arma, non avete nessun tipo di protezione, e fighe, le prime ore di gioco partendo così sono molto difficoltose. È la classica classe che hanno sempre messo perché ci sono sempre quei giocatori super mega fanatici che hanno sempre bisogno di una sfida estrema, quindi era il deprivato, che poi non è deprivato in italiano, non mi ricordo mai il nome, è una classe che è sempre stata presente in tutti i Dark Souls. Ecco, poi qua partiamo assolutamente con l'indice. L'indice con le macro sezioni, abbiamo un capitolo 1 dedicato al mondo di gioco, avremo le sezioni dedicate al mondo di gioco, quindi le location di gioco, ai boss, a tutti i nemici, tutti gli NPC e tutte le classi. Poi abbiamo il capitolo 2 è dedicato interamente ai due DLC, che sono DLC stupendi, infatti cazzo mi rammarico di non aver ancora finito The Ring of City, che è un DLC della Madonna, tra l'altro molto molto difficile. È un DLC che assolutamente la stessa From Software, mi ricordo quando aveva annunciato l'uscita di questo DLC qua, il secondo DLC, che è molto più lungo del primo, aveva appunto annunciato che era un DLC da affrontare, aveva consigliato assolutamente ai giocatori di affrontarlo solo se eravate arrivati oltre a un livello, a un level cap molto particolare, perché poi confermo anch'io che figa, l'ho fatto più di metà, non ho finito. È un DLC che figa vi comincia a mazzolare, vi comincia a maltrattare fin dai primi passi, fin dalla prima mezz'ora, è terrificante, veramente tosto, però stupendo, veramente molto bello. Poi abbiamo il capitolo 3. Dedicato agli armamenti e agli oggetti di inventario, sia di Dark Souls 3, della campagna principale, il gioco principale, che del suo DLC, assolutamente. Quindi partiamo a bomba, non parliamo troppo tempo, che non voglio, voglio cercare di stare sotto loro, ragazzi miei, Non so se ce la farò, come al mio solito, perché mi perdo via in discorsi, in aneddoti, in ricordi, sull'onda dell'entusiasmo, ma vedremo di fare il possibile. Ecco, qui partiamo, figo, guardate che roba. Guardate che roba, questa qui, ragazzi miei, questa qui è un'illustrazione a doppia pagina che non è nient'altro che l'ambientazione di inizio gioco, Cemetery of Ash, il cimitero della cenere. Qui è la location dove voi inizierete la vostra avventura in Dark Souls 3. Voi vi sveglierete, uscirete da questa bara qui, una bara in mezzo a questo cimitero. Questa landa desolata, schifosa, incredibile, che è figa, affascinante, inquietante allo stesso tempo. E voi comincerete, perché siete un essere vuoto, un essere di cenere, come in tutti i
di Dark Souls, cominciate con, in forma da non morto, da essere vuoti, cominciate la vostra avventura all'interno di Dark Souls 3, guardate che roba, guardate che location, guardate che desolazione, spettacolo puro, mamma mia, quanto amo l'art design di From Software, degli artisti di From Software, sono una roba da pelle d'oca. Vedete, anche qui si prosegue, queste vi sono altre illustrazioni, sempre della location iniziale, cemetery of Ash, il cimitero della cenere, guardate che spettacolo, guardate che roba, guardate che location, cupa, grigia, dark, una roba stupenda, una roba fantastica. Dark Souls 2 comincia così, comincia nella maniera più cupa possibile. Ecco, qui è una location, questo qui invece è un'illustrazione a doppia pagina praticamente del lab, questo qui è l'hub di gioco, assolutamente, è l'interno praticamente della chiesa, chiamiamola chiesa, che è questo edificio qua, questo è il portone principale, voi arriverete qua, aprirete il portone, questo è visto un po' più da distante, mi fa vedere la sagoma bianca per farvi capire le proporzioni dell'ambientazione. E qui praticamente all'interno avrete questa location, questo hub dove ci sarà il falò principale, grazie alla quale potrete teletrasportarvi tra tutti gli altri falò, questo salone circolare gigantesco con questi troni apparentemente per adesso vuoti, che rappresentano praticamente le divinità, che poi saranno anche i troni di parte dei boss che andrete a affrontare nel gioco stesso. Qui ci sarà anche la guardiana del falò, che sarà in grado di farvi aumentare di livello, di potenziare le fiaschette, come al solito, come tutti i Dark Souls. Adesso qui stavo leggendo un po' la descrizione dei troni, esatto. Ecco, il trono di Aldrich, il trono di Ludlert, il trono di Bloodlines End, il trono di Abyss, il trono di Yorm, sono tutti boss questi qua, sono tutte le divinità, i re dei vari regni, anche qui non voglio fare spoiler, giocatevi il gioco perché è una figata totale, guarda che spettacolo, guarda che roba, altra illustrazione fantastica, doppia pagina, guarda che spettacolo, questa qui è praticamente Lothric, qui in inglese la chiama High Wall of Lothric, che è praticamente le grandi mura di Lothric. Guarda che spettacolo, ragazzi, col tramonto. Guardate l'architettura di questa ambientazione qua, di questo castello qua, chiamiamolo castello, che poi è un agglomerato di tante diciamo strutture più piccoline, no? A forma quasi piramide, che forma, sì, quasi forma piramidale, Lothric, mamma mia, spettacolo, Tra l'altro quindi nell'illustrazione gli artisti di From hanno praticamente deciso, optato per disegnare quello che è uno dei vostri possibili alter ego, qui hanno optato per un assolutamente un mago, classico mago con la tunica, col bastone. Bello, una bella scelta, invece di vedere il solito guerriero o comunque cavaliere, hanno optato per metterci la figura del mago, del classico sorcerer, il mago. Spettacolo, queste illustrazioni qua sono, guarda che spettacolo. Questa è un'altra angolazione di Lothric, castello di Lothric, guardate che roba, guardate che spettacolo, questo ponte qui, e poi c'è tutta la struttura del castello di Lothric, con questi spuntoni, con queste torri affusolate, appuntite, che spettacolo, che bello. Lothric è la prima location dal crocevia, dall'hub centrale, del cimitero della cenere. Il primo posto che potete visitare è appunto Lothric, questa location qui. E ve la fa fare anche nel gioco. Ci sarà il tramonto, c'è questa luce qua, c'è tutto questo croma qua di luce qui, c'è questa fotografia qua, molto, molto gialla, molto accesa, perché c'è il tramonto, è stupenda, semplicemente stupenda, questi sono i non morti dannati di Lothric,
che tra l'altro quando passerete le prime vie di Lothric, troverete solo questi non morti qua che sono dannati, continuano a disperarsi, sono inginocchiati, pregano qualcosa, una divinità, pregano il sole forse, adesso non mi ricordo, ma sono proprio degli zombie, dei reietti, una roba stupenda. Qualche spettacolo, così c'è una bandiera con l'effigie, di Lothric, anche qui, guardate che spettacolo, altra illustrazione a pagina doppia. Sì, qua mi ricordo, qui è una specie di piazzetta con questa statua, con questa fontana qui centrale e qua ci sarà già un piccolo mini boss che gira intorno a questa piazzetta qua, continua a fare questa ronda qui e voi appena vi vede vi attacca. Questo qui è già un punto abbastanza difficilotto nel gioco, è già un punto che vi mette un po' figa, vi fa stringere un po' il buco del culo, eh. Ma ripeto, ma guardate che figa, io rimango estasiato dalla cura e della qualità artistica di queste illustrazioni qua, sono una roba allucinante. Cioè, tutte queste, ogni singola illustrazione di queste pagine qua, di questo volume qua, secondo me, poi soprattutto queste qui che hanno avuto la decenza di di stampare su doppia pagina, perché sono stupende, cioè, stampare su una pagina. Su una pagina singola non gli avrebbe reso giustizia. Ah, sarebbero tutte dei perfetti quadri, eh? Tutte immagini da incorniciare, da appendere, eh? Sarebbe una roba spettacolare. Proseguiamo, se no perdiamo troppo tempo. Altro che spettacolo, questa qui è la scalinata e il portone, del castello di Lothric. Ma che spettacolo, ragazzi, che roba. Ma poi a file dimensioni. Cioè, qui c'è il cavaliere che siete voi, il vostro alter ego, poi guardate le dimensioni della struttura, dell'architettura. Spettacolo. Questo qui, sì, questo qui è il cancello, è il Gate of Lothric Castle. Questo qui è assolutamente una raffigurazione della location dove poi dovrete affrontare un boss. Credo il primo boss, no? Il secondo boss, che il primo è il mitico Guntir. Gunther, il campione fantastico, Gunther o Gunther, adesso non mi ricordo come ci arriveremo. Questa qui sì, questa qui è la location all'interno delle mura del castello di Lothric, dovete affrontare un boss che mi pare di ricordare che è una bestia che vi fa il gelo, vi fa l'attacco elementare a gelo, che è piuttosto cazzuta anche questa, e se la sconfiggete si apre il portale e potete poi da qui andare, ci sarà un falò ovviamente, da qui poi potete andare in un'altra fantastica location, potete proseguire nella vostra avventura. Infatti, lo dice anche qui. Questo è praticamente il portone del castello di Lothric. Questo qua invece è la zona dove affrontate Vord. Assolutamente. È il boss della Valle Boreale. Esatto. Infatti, Vault of the Boreal Valley Arena perché appunto è la location dove affrontate il boss. Spettacolo, spettacolo puro. Guardate che roba, guardate che illustrazioni, mamma mia. La grande camera, l'interno del castello. Questo è un dettaglio di uno dei dipinti che troviamo all'interno del castello. Guardate che spettacolo quel dipinto qua, mamma mia. Questi qua sono gli interni del castello di Lothric. Anche qui dimensioni in scala imponente, sono stupendi, eh? Sono stupendi gli interni. Come sono stupendi gli esterni, anche gli interni sono da pelle d'oca. Qui abbiamo sempre il castello di Lothric, altri dettagli, altri interni. Qui è il salone, sì, il salone col trono del re. Infatti qua c'è un falò, mi ricordo. C'è un falò, appena arrivati qua. Guardate che roba, i grandi archivi, ecco, questi qui sono sempre, questi qui li abbiamo trovati anche in Dark Souls 1, eh. Questi qua sono gli archivi del Duca, che tornano, ci sono anche in Dark Souls 3, perché Dark Souls 1 e Dark Souls 3 sono ambientati nello stesso mondo di gioco, eh. È Dark Souls 2 che sembra apparentemente ambientato in un mondo non collegato ai mondi, alle location che vediamo in Dark Souls 1 e Dark Souls 3,
ma sicuramente è collegato, che sarà, è un altro regno. Poi loro non hanno mai sprecato troppe parole per accomunare le due ambientazioni, perché sappiamo, come spiegavo nei clipini precedenti, sappiamo che Dark Souls 2 è l'unico dei tre Dark Souls che non è stato sviluppato da Hidetaka Miyazaki, che è il creatore di Dark Souls 1 e di Dark Souls 3. Quindi tutta la mitologia che è iniziata in Dark Souls 1, diciamo che è stata cercata è stata portata avanti. E si è cercato un po' di chiudere le tante parentesi aperte attraverso la storia narrata di Dark Souls 3, che poi, come sappiamo, se siete appassionati come me di quella trilogia qua, sapete che in Dark Souls 3 non si chiude assolutamente un cazzo, ma ci sarebbe lo spazio per poter narrare, proseguire la storia con un altro Dark Souls, un Dark Souls 4 che probabilmente mai vedrà la luce, però vedremo. E Dark Souls 2 invece è un regno completamente, non dico completamente diverso. Si può fare qualche gioco mentale, sforzo per collegare le due cose, ma secondo me è un altro regno, un altro luogo disperso nei regni. È un regno che vive di vita propria, però non per questo si può dire in maniera incontrovertibile che Dark Souls 2 sia completamente staccato dall'immaginario collettivo del mondo fantastico che vediamo in Dark Souls 1 e Dark Souls 3. Vedremo se qualcuno poi un domani ci spiegherà un po' in maniera sì fantasiosa ma un po' concreta se l'ambientazione di Dark Souls 2 si può entrare a far parte anche egli di tutto il mondo di Dark Souls 1 e Dark Souls 3. E qui abbiamo gli archivi, perché tornano gli archivi del Duca. Guardate che spettacolo, guardate questa qui, ragazzi miei, mi viene voglia di farla stampare su quadro, su tela e figa, inchiodarla al muro, da qualche parte. Ovviamente sto scherzando, però per farvi capire, guardatemi la cura di questa, la cura e la magnificenza di un'illustrazione del genere. Guardate che spettacolo, guardate che roba. I grandi archivi, mamma mia, spettacolare. L'interno degli archivi, guardate che roba, anche qui dimensioni titaniche. Spettacolo, spettacolo puro. Altri dettagli degli archivi. Guardate che spettacolo, questo altarino qua. Che roba. Sì, mi ricordo che c'è la cera. Negli archivi c'è la cera. C'è una location, c'è questa location qua dove potete decidere se immergervi nella cera, perché immergendovi nella cera, adesso non mi ricordo, ma vi rende momentaneamente immuni a un attacco, a una maledizione, a un qualcosa che adesso non mi ricordo, mi sfugge assolutamente, non vogliatemene, non, figa, non posso ricordarmi tutto, però c'è quella cosa lì. Vedete che anche queste cose qua, queste statue qua sono praticamente cosparse di cera. Questa qui è cera, è tutta cera. Spettacolo, gli archivi. Ecco, qui abbiamo un cambio di location, abbiamo il castello di Lothric, altra location figa, stupenda, poi guardate, anche qui guardate qua che spettacolo, la cura nella fotografia di questa ambientazione qua, anche questa qua col tramonto, con questa luce molto gialla, molto arancione, molto accesa, spettacolo, castello di Lothric. Questa qui è la location dove affrontate un boss, ovvero il principe di Lothric, assolutamente, guardate che atmosfera spettrale, che c'è tutta questa sorta di sdoppiamento, di sfocatura voluta, non è un difetto della stampa del libro, delle pagine del libro, è una cosa voluta, è l'illustrazione fatta così, perché vi vuole dare il senso di spettralità, assolutamente, del senso spettrale, di decadimento, che spettacolo. Principe di Lothric, qui sono altre location, altri interni, guardate che roba, mamma mia, ah, figa ragazzi, la cura nell'art design degli artisti di From è sempre veramente un tuffo al cuore. I giardini del re consumato. Purtroppo io qui sto traducendo la lettera, i nomi originali in inglese, perché non mi ricordo assolutamente i nomi
tradotto in italiano, quelli che trovate nel gioco, nella versione italiana del gioco, non me ne ricordo mica più, c'è troppa roba. Mi ricordo a memoria o quasi tutti i nomi delle location e dei personaggi di Dark Souls 1, perché Dark Souls 1, come poi lo dicevo anche nei clipini dedicati nei clipini dedicati appunto a Dark Souls 1, il volume dedicato a Dark Souls 1, cioè Dark Souls 1 è il primo della trilogia, è quello che è rimasto più impresso a tutti, me compreso, quindi quello, e poi è anche il gioco che ho finito più volte tra i tre, quindi quello assolutamente l'ho memorizzato, mi ricordo tutto a memoria, ma del 2 e del 3 non chiedetemi assolutamente, non mi ricordo assolutamente i nomi in italiano delle location e dei personaggi, qualcosa mi ricordo, ma assolutamente, ma poco, non tutto. Questo qui è un'altra location, gli Undead Settlement, esatto. Sì, mi ricordo questa location qua, bella cazzo. Questo su doppia pagina. Anche qui. Questa qui è una bella location, qua ci saranno i monaci, le monache. Questo qui è un albero dove vengono appesi questi cadaveri qua, di queste vittime qui, ci saranno questa sorta di invasati religiosi, qua ci troveremo anche le monache hanno il tomo in mano, figa, tra l'altro sono anche lì, fanno dei versi, fanno dei rumori, hanno delle frasi che sono stupende, cercheranno di attaccarvi con più attacchi, l'attacco ravvicinato, cercheranno di abbracciarvi, di darvi fuoco, oppure alla distanza attaccandovi con il loro scettro, nemici molto belli, poi ci arriveremo, quando poi arriveremo alla parte dei nemici, delle creature, dei boss, arriveremo anche lì. Lo spettacolo, la piazza, derelitti. Questa qui è una statua delle dee del peccato, Goddess of Sin Statue, esatto, le dee del peccato. Sono statue che trovate in quelle location qua. Qui siamo sempre nell'Undead Settlement. Guarda che roba. Cimiteri. Guarda che spettacolo questa. Curse Rotten. Greatwood Arena. Qui c'è una boss fight, ragazzi miei. Non mi ricordo bene i dettagli, ma qua c'è una boss fight. Quello me lo ricordo benissimo. Non mi ricordo bene che boss affrontate, ma qua c'è una boss fight. Forse c'è il piantone qua, c'è il piantone gigantesco qua. Va, che roba. Pit of Hollow. La tana degli esseri vuoti. Spettacolo. Ah, mamma mia, ma in questo volume 3, in questo terzo volume qua. Si sono assolutamente. Hanno messo molte più illustrazioni a pagina doppia, rispetto ai volumi precedenti. Molto bello, molto bello. Mi fa molto piacere, cazzo. Eccola qua, Road of Sacrifice, la strada dei sacrifici. Qui c'è una boss fight, assolutamente. Infatti, Crystal Sage Arena, questo qui affronteremo un mago cazzutissimo che si fa un incantesimo di sdoppiamento. Bello, bella quella boss fight, molto bella. Molto bella perché, ripeto, vi fa una magia di sdoppiamento, lui si sdoppia in più forme, voi dovete essere molto rapidi a capire qual è la forma, qual è la sua forma reale, per evitare di perdere tempo, di venire attaccate dai suoi praticamente doppioni. È bella quella boss fight qua. È molto diversa nel gioco, Da come è questa illustrazione qua. È molto diverso, nel gioco c'è assolutamente una fotografia molto più chiara, molto più accesa, e poi l'area è un po' più piccolina, è un po' più diversa. Questa qui è proprio un'illustrazione più che finale, mi viene da pensare che sia un'illustrazione concettuale, che è un po' distante da quello che poi è diventato la stessa location e la boss fight. Questo qui è il boss, vedete questo mago qui. Tutto incappucciato, un cappello classico da mago gigantesco, in mano questa sfera qua che mi fa questi attacchi qui magici. È bella quella boss fight, però questa qui è un'immagine molto concettuale. Qua è sempre tutta la
location della strada, della Road of Sacrifices, esatto. Farron Keep, il Farron Keep. Sì, qui, cazzo, queste sono le paludi, eh. Queste qua sono, è una location che ricorda molto la città infame, le fondamenta delle città infame, le fondamenta paludose col veleno della città infame, questa location qua, la Farron Keep. Non mi ricordo assolutamente il nome italiano, assolutamente. Bella, bella anche questa come location, molto bella. Sì. Poi tra l'altro, passando qua per Farron Keep, poi ci sarà una zona dove dovete assolutamente arrampicarvi su una scala, una scala a pioli molto 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 alta, prendere un ascensore quadrato, una pedana quadrata, un ascensore, andate su un ponte diroccato, un ponte distrutto, e ci sarà una boss fight facoltativa, molto bella anche quella lì. Che spettacolo, che roba. Sempre le Farron Keep, guardate che belle quelle illustrazioni qua, guardate che roba, con questa struttura qua, questa architettura qua, con tutta la nebbia sul terreno, sul suolo, spettacolare, eh. Eh sì, qui mi ricordo, cazzo, qua, questi qua, il cancello per entrare dentro, figa, qua, oltrepassato quel cancello qua, c'è uno dei boss più belli di tutto il gioco, eh. Che adesso non mi ricordo il nome del personaggio, ma figo, questo qui è un personaggio, è una boss fight stupenda questa qua, eh? Dentro questa struttura qua, aperto questo cancello qui, questo portone qua, molto bella quella boss fight, molto bella, eccola qua, questa qui è la location, aperto questo portone qua, entrate in questa location, questa qui, e ci sarà la boss fight, infatti qua, infatti, cazzo, eccoli qua, eh sì, i guardiani dell'abisso, Abyss Watcher Arena. Qui ci sarà la boss fight con il boss, o chiamiamoli i boss perché è più di uno, chiamati i guardiani dell'abisso. Quello lì, cazzo, è uno delle più belle boss fight, secondo me, di tutta la trilogia dei Dark Souls. È stupenda, è stupenda. Ma poi è stupendo il personaggio che andrete ad affrontare. Non vi dico un cazzo, ma poi lo vedremo, Quando arriviamo nella sezione dei boss, ve lo faccio vedere. Ve lo dico che è lui. Qui abbiamo la cattedrale del profondo, qui sto sempre traducendo letteralmente dai termini americani, che torno a ripetere, non mi ricordo assolutamente i nomi tradotti nel gioco, nella versione italiana. Cattedrale del profondo, guardate che roba, questo spaccato qua di questo altro castello, qua di questa villa gigantesca della cattedrale. E anche la cattedrale spettacolare, eh. Anche nella cattedrale c'è una bella boss fight, con tutti i monaci, tutti i clerici. C'è una boss fight molto tipica, molto strana. Dovete affrontare dozzine, decine di pretazzi, vescovi. Bella quella boss fight, non è male. È una boss fight di gruppo, molto corale. Cioè, guardate. Torno a ripetere sempre, lo dico sempre, guardate le dimensioni titaniche degli interni, delle strutture, delle architetture che trovate nei Dark Souls, guardate che roba, questo qui siete voi, questo, guardate l'interno della cattedrale, cioè è una roba gigantesca, ma è una roba pazzesca. Dettagli di questo altarino qua, una statua, questo qui è praticamente il cuore della cattedrale, con questo, diciamo, questo altare semidistrutto, guardate che bello, tutto semisprofondato nel terreno, semidistrutto, qua dietro, voi eravate qui, qua dietro c'è un corridoietto e poi ci sarà la boss fight, come che vi dicevo prima. C'è la cappella, Cleansing Chapel, esatto, i diaconi, esatto. La boss fight con i diaconi, non mi veniva il termine di diaconi, è una boss fight dove voi affrontate decine di diaconi, continuano a rigenerarsi, dovete aspettare che arrivi il diacono capo, il diacono principale, il vescovo, diciamo, che lo capite perché ha un copricapo diverso dagli altri,
Dovete essere rapidi quando lo localizzate a sferrare i vostri attacchi, a concentrare i vostri attacchi su di lui, perché sennò gli altri diaconi minori continuano a moltiplicarsi, fino poi a rendervi la sfida impossibile. Guardate che roba, che spettacolo! È questa. Questa qui, ragazzi miei, guardate che bella, questa qui è un'illustrazione che mi fa venire la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca in questo momento qua, guardate che roba. Guardate che, cioè, è stupenda anche l'angolazione. Questa qui è la camera della boss fight con i diaconi. Ci sarà questa struttura qui quadrata, cubica, al centro della stanza, che è una stanza circolare, con tutti questi altarini, le candele accese, dove loro vengono a pregare praticamente, no? Quindi ci sarà cera dappertutto. E qui, all'interno di questa camera qua, di questa stanza enorme qui circolare, verrete attaccati da questi diaconi qui, da decine e decine di diaconi, e poi arriverà il diacono supremo, il vescovo. Fantastica la boss fight qua, non è difficile, però è molto bella, molto scenica, molto caratteristica. Guardate poi quanti lampadari, quanta roba appesa al soffitto, catene, wow. Questa qui è un'illustrazione figa, stupenda, è stupenda. Ma non saprei come altro definirla, è semplicemente stupenda. È un capolavoro questa situazione qua. È una delle più belle che abbia mai visto nei tre volumi dei Design Works, dedicati ai tre Dark Souls. È stupenda, è una delle più belle. Anche questa qui, qui siamo sempre nelle cattedrali. Ah, sì, qui assolutamente, questa qui è la location dove. La location di Rosaria. Rosaria chi è? Rosaria non è nient'altro che uno di quegli NPC che vi fanno aderire ai patti. Come sapete, se siete appassionati della serie lo sapete, ma se non lo sapete, poi ma lo dicevo anche negli altri clipini, negli altri design works. Ogni Dark Souls praticamente c'è la possibilità di aderire a dei patti, dei culti. Ogni patto, ogni culto alla quale si può aderire vi darà dei vantaggi. Dovete raccogliere degli oggetti molto particolari, degli oggetti appunto, dovete farmare questi oggetti per darli agli NPC che sono i rappresentanti di questi culti, di queste sette, per poter avanzare di livello all'interno di quella setta lì, di quel culto lì, per poi assolutamente poter accedere a dei premi particolari, degli oggetti, degli anelli, degli equipaggiamenti particolari che potete ottenere solo in quel modo lì. E qui siamo all'interno della cattedrale del Profondo, c'è questa location qua dove c'è Rosaria, che è praticamente una non morta, una dannata, che tra l'altro mi pare che tenga in grembo anche un bambino, tenga in braccio un bambino morto, lo stesso bambino morto. Infatti qui vedete, ci sono delle queste qua sono delle culle, eh. Adesso i dettagli non me li ricordo, però questa qui è la location dove potete interagire con quel personaggio lì e potete aderire al suo patto, al suo culto. Adesso non ricordo, poi lo andremo a vedere più avanti quando parleremo degli oggetti e quant'altro, degli equipaggiamenti e tutto il resto. Le catacombe di Karthus, esatto. Sì, me le ricordo, cazzo. Catacombe di Karthus, un'altra bella locuzione. Guardate che spettacolo questi boccali qua, fatte partendo da un teschio umano. Che roba, ragazzi, che design. L'altare, anche qui c'è una boss fight. Qui appena arrivate, appena toccate questo boccale qua, dal boccale uscirà un fumo nero che vi avvolgerà tutta la location e verrete catapultati in un'altra location dove ci sarà un'altra bella boss fight con un essere mostruoso gigantesco che dovete affrontare in una certa maniera, dovete capire qual è il suo punto debole come tutte le boss fight del resto. Bella quella boss fight, molto bella, molto lugubre, molto inquietante, bella, molto spettrale. Allora, qui siamo nel Smoldering Lake. Smoldering Lake, non mi ricordo come cazzo l'avevano chiamato in italiano. Ma non mi ricordo neanche la location qua. Smoldering Lake. Qui c'è un dettaglio, che spettacolo, con questa balista
questa triple ballista gigantesca. Smoldering Lake. Ah, ho capito. Sì. Ho capito. Qui siamo a Irithyll. Figa. Irithyll. Guardate che roba. Per farvi capire. Irithyll è un'altra location stupenda. Un complesso di castelli, di architetture, di palazzi. Guardate che spettacolo. Così è una vista globale su Irithyll. E Irithyll è una zona tutta innevata praticamente, infatti si chiama Irithyll of the Boreal Valley, cioè Irithyll della valle boreale, c'è tutto il ghiaccio, è tutto, c'è un freddo intenso, tutto ghiacciato con la neve, è stupenda, altro che sono stupenda, è stupenda, questi sono dettagli di Irithyll, voi arrivate da qua, arrivate da questo ponte qua, da questo pontile qua, tra l'altro dove dovete affrontare anche un boss, su questo pontile qua, una sorta di creatura quadrupede, che tra l'altro c'è anche la maniera, potete anche skipparla, eh? Però se volete ottenere un oggetto particolare, non vi dico un cazzo, dovete ucciderla, dovete affrontarla, perché se la skippate non potete più ottenere quell'oggetto lì, dovete per forza ottenerlo nel New Game Plus. Avendo finito il gioco la prima volta e rifacendo il gioco e riarrivando a quel punto lì, ovviamente. Spettacolo, ragazzi. Questa qui è una location, un'altra location stupenda. Stupenda. Qua è spettacolo, cioè, ci sono dettagli delle statue che trovate all'interno di quella location lì. Esatto. Guardate che statue. Sono tutti in procinto di pregare. Sono tutti inginocchiati o comunque inchinati in procinto, questo che sembra la Madonna, anche questo bambino qui, in questa posa qua, quasi da preghiera, guardate che spettacolo, quest'altra statua qui, i dipinti che trovate, cazzo questo qui ragazzi, è un dipinto del, adesso non mi ricordo il nome del personaggio, questa qui è una delle figlie di... del boss finale di Dark Souls 1, è la tettona di Dark Souls 1, aspetta, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama, guardate che roba, figa, le illustrazioni di questo terzo volume qui sono veramente sublimi, si sono superati, qui hanno fatto un lavoro per Dark Souls 3 come art design, veramente eccezionale. Questo è l'interno, sempre della location dei castelli, delle strutture, dell'architettura di Irithyll, della barra boreale. Guardate che spettacolo! Anor Londo, ragazzi miei. Qui torniamo ad Anor Londo, ad una Anor Londo assolutamente corrotta. Vedete? Qui, se in primo Dark Souls arrivavamo ad Anor Londo ed era tutta lucente, tutta pulita, tutta splendente, in Dark Souls 3 vediamo un Anor Londo che è l'Anor Londo, sono passati tanti anni ed è decaduta praticamente, infatti vedete, questo qui è un dettaglio dell'interno di Anor Londo, è una struttura di Anor Londo, ma è tutta decaduta, tutta corrotta dal male, delle forze oscure. Infatti qui questa qui è una boss fight, esatto, questa qui è la boss fight di Aldrich, qui affrontate Aldrich, il divoratore degli dèi, cazzo questa boss fight qua è tosta, me la ricordo, adesso mi viene in mente, è tosta questa boss fight qua, è una delle più toste del gioco, però ragazzi guardate la magnificenza dell'illustrazione, guardate che anche qui con questo tono spettrale, opaco, sfocato, perché vi vuole dare proprio la sensazione, no? Della spettralità, del lugubre che è diventata Anor Londo. Qua ragazzi, questi qui sono i dungeon, le catacombe di Irithyll. Che spettacolo, qui sono tutte le location che ricordano molto il primo Dark Souls. Queste catacombe qua, guardate la struttura, l'architettura, guardate che roba, guardate che posto, cioè io pagherei
Pagherei una fortuna per poter visitare dal vivo un posto del genere. Lo so che è una roba paradossale, perché parliamo di strutture fantastiche, mitologiche, irreali, però provate a pensare se una struttura del genere esistesse. Io pagherei una fortuna per essere su quel ponte qua e vedere con i miei occhi tutta questa ambientazione qua, questa desolazione qua, questa architettura qua tutta devastata, in mezzo a figa. Al buio più totale, sarebbe una scarica di adrenalina incredibile. Esatto, le rovine sotterranee, subterranean ruins di Eritil. Guardate qua, quest'altra location qua. Mamma mia, con questo piccolo incavo di luce. Mamma mia, che location. Ma anche qui. La capitale profanata. Eh sì. La capitale profanata, sì, mi ricordo. Dettagli, le strutture interne. Qui, cazzo, qui. Questo qui è il trono di Yorm. Qui, in questa location qua, nella capitale profanata, dovete esplorarla bene, poi arriverete a un interno. Andate giù, andate giù. C'è una camera enorme dove affrontate Yorm, che è un gigante. Questo qui è il suo trono. Yorm of the Giant Throne. Esatto. Tra l'altro, dovete affrontarlo. Lui ha una spada molto particolare. Lui è debole a un elemento. Non vi dico un cazzo. Ma dovete affrontarlo. C'è proprio un punto debole che se non capite cosa dovete fare, assolutamente non riuscirete mai a sconfiggerlo. È bella quella boss fight lì, molto bella. È molto, molto, molto bella. Eccola qua, questa. Guardate che roba. Questa è la camera dove affrontate Yorm, il gigante. Lo affrontate qui, nella sua camera. Qua c'è il suo trono, che è questo. Il dettaglio è questo. È seduto qui, si fa i cazzi suoi. Appena arrivate in quella camera qua, lui si alza dal suo trono e comincia ad attaccarvi. Figa. Questa è un'altra bella boss fight, cazzo. In un ambiente figa, imponente, spettacolo. Yorm. Qua siamo nel picco dell'Arcidra, questo me lo ricordo. Questo l'hanno tradotto la lettera. Arch Dragon Peak, qui da noi, questo me lo ricordo, si chiama il picco dell'Arcidra. Questa qui è una location assolutamente facoltativa. Di Dark Souls 3, ma è una location assolutamente straconsigliata perché è figa, per tutto è stupenda. Ci sono i draghi, poi c'è una boss fight che è forse la boss fight più bella di tutto il gioco. E ripeto, questa qui è una location facoltativa, potete anche non andarci, è pienamente, totalmente facoltativa. Il picco dell'Arcidrago, mamma mia, è uno spettacolo. E qua ci sono i draghi, ci sono i draghi. Questa qui è una location dove vengono assolutamente, come in Dark Souls 1 abbiamo visto, ci sono i cultori dei draghi, la setta che venerano i draghi. Questo è l'interno, che spettacolo all'interno, tutto decaduto, tutto consumato, perché Dark Souls 3 è ambientato tanti anni dopo il primo, quindi cioè, tutto il mondo di Dark Souls è tutto decaduto. È tutto rotto, tutto decaduto, consumato. Quindi vedrete tutte location, tutte così, consumate, decadute, distrutte. Spettacolo. È uno spettacolo puro. Eh sì. Questo qui è il mega pontazzo che dovete percorrere con la campana dopo che avete sconfitto il boss. C'è questo lungo corridoio, è un ponte che ha un lungo corridoio. Dovete passarlo tutto per poi arrivare dall'altra parte, passare da quella porta qua e arrivare dall'altra parte. Sì, qua lo chiama Griet Belfry, che non saprei cosa cazzo vuol dire, non saprei neanche tradurre la lettera. Belfry non so che cazzo è. Ecco, vedete? Qui c'è un dettaglio. Esatto, questo qui, tra l'altro qui, vedete qua c'è un piccolo altarino.
Vedete che qua ci sono dei draghi, dei piccoli draghi che sono in preghiera. Qua c'è una piccola chicca qua nel gioco. Qui se riuscite ad arrivare qui con degli oggetti, con una serie di oggetti particolari, delle pietre particolari, e vi inchinate davanti a questo altarino qua, succederà una cosa molto particolare, molto bella. Anche lì, cosa completamente facoltativa, eh. Tra l'altro qui si intravede nell'illustrazione, guardate che spettacolo, si intravede nella nebbia un drago, della testa di un drago. E il picco dell'arcidrago è notevole, molto bello. Ecco, qui siamo nella location finale del gioco, ovvero qua lo chiama Kiln of the First Flame, praticamente è tutta la location, è la nascita della prima fiamma, praticamente, dove poi affronterete il boss finale qui, eh. Adesso Kiln, purtroppo non mi ricordo, non so tradurlo, non mi ricordo cosa cazzo vuol dire, non mi ricordo come cazzo l'hanno tradotto in italiano, ma comunque l'hanno tradotto in una sorta di la culla della prima fiamma, forse l'hanno tradotto così, culla della prima fiamma, una cosa del genere. Che appunto è la stessa location che vediamo alla fine di Dark Souls 1, è la stessa, con queste strutture qua che sono state invase dall'esplosione della prima fiamma, vedete? Sono state rese quasi di ossidiana, sono diventate di ossidiana, non sono più di pietra, ma sono di ossidiana perché sono state invase e appunto colpite dalla potenza esplosiva del primo falò, della prima fiamma, no? Qui ve lo fa vedere un po' da un'altra visuale, vedete? Questa sorta di eclissi. Qua è un'altra, questa qui è proprio. Questa è proprio un'illustrazione che rappresenta molto fedelmente proprio la location, l'arena dove poi vi affrontate il boss finale. Ve lo fa anche vedere, voi siete qui, state arrivando. Il boss è questo qui, esatto. Bello, con questo cielo qua, scuro, nero, come la pece, perché c'è questa eclissi qua, c'è in atto questa eclissi qua. Guardate che spettacolo. Qui passiamo ai boss, vediamo se mi ricordo un po' di robe. Questo qui è il primo boss, ragazzi. Questo qui è Gunther. Gundyr, esatto, Gundyr. Gundyr il campione. Gundyr è il primo boss. Me lo fa affrontare nelle prime location, nel cimitero delle ceneri, praticamente, dopo i primi nemici del cazzo. Tra l'altro, lì vicino c'è una delle prime. Dei primi mini boss facoltativi, che è una lucertola di cristallo gigante, che se cercate di affrontarla all'inizio, proprio all'inizio, figa, appena vi tocca vi ammazza. Dovete all'inizio non ce la fate a distruggerla. Lo potete fare solamente quando l'avete già affrontata un po' di volte, avete fatto un po' di run e quindi capite quali sono i suoi attacchi e riuscite a evitarli anche se avete poche energie e gli fate poco danno. All'inizio è un dramma. E poi, dopo i primi nemici del cazzo e quella location lì, quella prima lucertola di cristallo, di ghiaccio di cristallo, ci sarà questa arena qua dove voi andrete a estrarre quella spada attorcigliata che poi vi servirà, andrete a conficcare al centro del falò spento del crocevia, dove ci sarà poi anche la guardiana del falò, dove voi riaccenderete il falò e riattiverete la fiamma. Ecco lì, appena estrarrete questa spada qua attorcigliata, si risveglierà anche figa, Gundyr il campione, che è questo boss qua, che poi ve lo farà affrontare anche più avanti nel gioco, in una forma spettrale, più cazzuta, corrotta dal buio, delle tenebre. Figa, bello, bello, non è male, questo cavaliere qua gigante, che poi non è proprio gigante, però comunque ha una stazza notevole. Gundyr, sì, che poi anche in italiano, la prima volta che lo incontrate si chiama Gundyr, qua lo chiama Ludex Gundyr, e poi dopo Gundyr the Champion, il campione. Non mi ricordo come viene tradotto nelle due forme in italiano, sono sincero. Questa è assolutamente la forma mutata di Gundyr, perché poi dopo che lo attaccate le prime 4-5 volte, poi lui muterà. Verrà assolutamente, si trasformerà in questa forma qua, completamente, posso dire,
completamente mostruosa, deforme, ma è facile, eh? È il primo boss, eh? Ha molta poca resistenza lui, eh? Poi questo qui è il boss, è il secondo boss, quello che vi dicevo che affrontate appena entrati nel castello della prima location, dove poi si aprirà il portone e potrete andare a visitare anche le altre location. Questo qui è una parte obbligata, dovete farlo per forza, e poi verranno gli RP e vi prenderanno e vi porteranno in volo in un'altra location. Questo è Vord della Valle Boreale. Questo qui è questa sorta di mostro animalesco, quadrupede, che vi fa l'attacco, assolutamente l'attacco del ghiaccio, del gelo. Non è come, cioè, questo qui forse è il primo boss un po' cazzuto, è il secondo boss in ordine cronologico, ma è il primo boss veramente cazzuto. Questo qui è in grado di ammazzarvi con un paio di colpi, eh. Poi se riesce a infliggervi lo stato di gelo, diventa un po' tutto più complicato, dovete imparare a evitare, a non farvi mettere addosso quello status lì, perché se ve lo mette addosso diventa un po' molto assolutamente complesso farlo con lo stato di gelo addosso. Così il terzo boss, che è il piantone, assolutamente, esatto, il grande albero, Curse Rotten Great Wood, adesso non mi ricordo come cazzo l'hanno tradotto in italiano, ma credo il grande albero corrotto, il grande albero consumato, una roba del genere, grande albero qualcosa l'hanno tradotto. Questo qui è un boss, è gigantesco, è un boss veramente gigantesco, ma non è così come spesso succede nei Dark Souls, che più i boss sono giganti e meno sono minacciosi, sono pericolosi. Vi basta evitare le sue zampate, i suoi colpi con le zampe, non è difficilissimo. Ve lo fa fare in due fasi, perché nella prima fase siete in una location, poi lui farà un salto, distruggerà il pavimento e andrete giù nelle fondamenta, ci sarà un po' meno spazio, un po' più di casino, ma niente di che, non è un boss difficile questo. Grand'albero. E poi ci sì, questi qui, questo qui il demone, quello chiama semplicemente demone, esatto, c'è il demone e poi c'è lo stray demon. Questo qui è lo stesso demone che ve lo fa affrontare in due momenti diversi. Non mi ricordo come cazzo l'hanno tradotto in italiano. Questo qui è un boss abbastanza cazzuto, anche questo qua, C'è da stare attenti, È abbastanza rapido. Tra l'altro è molto bella la location dove ve lo fa affrontare, in questa prima forma qui. Bello, molto bello. Tutto infiammato. Questo qui è il boss che affrontate a Lothric, sul mago, quel mago che vi dicevo, quello che si sdoppia. Qua purtroppo vi fa vedere solo questa piccola illustrazione qua. Esatto, Crystal Sage. Questo qui è un mago corrotto, che ha queste sfere qua, vi attacca con queste sfere, questa sfera qua, questa palla di cristallo qui. Però il vero dito nel culo è il fatto che si sdoppia e vi attacca simultaneamente, vi dà poco tempo per capire qual è la forma originale da poter attaccare, e se non siete capaci a capirlo subito alla svelta, sarà una bella sfida. Bello quel boss qua, non è male. Questi qua sono i diaconi, esatto, i diaconi della profondità, che affrontatene dentro la cattedrale. Vedete, ci sono varie forme. Questo qui è il diacono supremo. Lo capite perché ha questo copricapo qui, da papa, da vescovo. Bella quella boss fight, come dicevo prima, qualche minuto fa, è bella, una bella boss fight. Non è difficile, però è bella, è inaspettata, non ti aspetti una boss fight del genere in un Dark Souls. Bella. Eccolo qua, ragazzi miei. Eccolo qui, questo qui, secondo il mio modesto parere, secondo me, questo qui è il boss più bello di tutta la trilogia dei Dark Souls, ovvero i Watchers, gli Osservatori dell'Abisso, i Guardiani dell'Abisso. Questo qui è un, che poi li chiama Guardiani, Watchers, perché qua vedete solamente una figura sola, ma in realtà è più voi affrontate, quando lo affrontate. Adesso va bene, non voglio farvi spoiler, però ve lo dico perché è troppo bella la scena. Quando voi entrate, passate attraverso il portone e entrate nella location dove poi andrete ad affrontare questo bastardo qua,
lui sarà intento a combattere con un doppione, con un suo do, contro un suo doppione. Perché poi se andate a vedere, se andate un po' a scavare nella lore dei Dark Souls, nella lore di questo personaggio qua, scoprirete che questo qui è praticamente un... è come se fosse legione, cioè è un personaggio che si può sdoppiare, si può creare dei cloni perfettamente identici a lui, quindi è, non è un essere singolo, e lì capite che lui sta combattendo contro se stesso perché si annoia, è una roba allucinante, poi è figa, la sequenza di combattimento di lui che combatte contro se stesso è stupenda, poi lui ucciderà la sua controparte, girerà la terra, ruoterà la testa perché vi vedrà che siete appena entrati nel portone e si metterà in posa di combattimento pronto ad affrontare una sfida nuova perché lui non vede l'ora perché si sta annoiando. Questo qui è un boss stratosferico, non è un boss difficilissimo, vi basta capire i suoi attacchi, è molto rapido, poi avrà anche una fase in cui mi pare che cospargerà di fiamme la spada, i suoi armamenti, quindi farà anche danno da fuoco, però se siete rapidi ad affrontare lui e i suoi doppioni, che lui mi sembra che genera due doppioni, o tre, non mi ricordo, non è una boss fight difficilissima, però è il personaggio è stupendo. Poi tra l'altro sembra un personaggio, sembra cazzo, come art design, carattere design del personaggio, sembra un personaggio uscito da Bloodborne. Ragazzi, secondo me qua la contaminazione di Bloodborne si è fatta sentire assolutamente. È indubbio questo. Questo qui secondo me, torno a ripetere, a mio giudizio, assolutamente soggettivo, io ritengo il The Abyss Watcher, ovvero il guardiano degli abissi, l'osservatore degli abissi, il boss più bello in assoluto di tutti i Dark Souls dell'intera trilogia, assolutamente fantastico. Anzi, spero che la ban presto, porca di quella puttana, faccia una statuina anche di quel personaggio qua, la voglio, la esigo assolutamente. Speriamo, incrociamo le dita. Questo qui è l'altro boss, quello che appunto vi spiegavo prima, quello da affrontare in una maniera molto particolare. Lui avrà un punto debole molto particolare, è il boss che affrontate delle catacombe, quello che praticamente, quando vi spiegavo che c'è questo cazzo di boccale a forma di teschio, che appena lo toccate dal boccale fuoriescono questi fumi, questo fumo nero che avvolge tutta la stanza, voi venite praticamente trasportati in un'altra location, negli abissi praticamente, e dovete affrontare questo re qua, che è Volmir, assolutamente Volmir, il grande lord, l'alto lord Volmir, ovviamente in forma spettrale, ok, lui è morto, è in forma completamente spettrale, uno zombie gigantesco, è bella quella boss fight lì, è molto molto particolare. Ripeto, è molto particolare perché dovete affrontarla in un'unica e sola maniera, dovete capire cosa c'è da fare, se no non riuscirete mai a sconfiggerlo. Bella, poi cazzo, l'illustrazione rende molto giustizia poi quello che è la boss fight, questo re decaduto, zombizzato, spettrale, gigantesco, che vi attacca praticamente, è sdraiato per terra e lui arranca verso di voi per attaccarvi. Spettacolare, spettacolo. Questo qui, il vecchio demone re. Sì, me lo ricordo. È tosto anche questo qui. È tosto anche questo, il vecchio demone re. Sì, bello. Tra l'altro molto bella anche quella illustrazione qua. Sono tutte molto belle quelle illustrazioni qua, sono tutte fantastiche. Sono tutte veramente eccezionali, mamma mia. Questo qui è un altro personaggio della Madonna. Eccolo qua, Jorm il gigante. Quello che dicevo prima, che anche questo qui dovete affrontarlo, potete sconfiggere in una sola maniera. Guardate che arma che c'ha. Questa arma qui poi voi la potete forgiare, utilizzando la sua anima, come in tutti i Dark Souls, utilizzando l'anima di un boss, con un'arma, diciamo, elementare. Un'arma classica, della classe d'appartenenza, potete forgiare le armi dei boss, e poi utilizzare le armi dei boss, Jorm il gigante, questo qui è un'altra boss fight bella, molto bella, anche questo qui è una boss fight, non è difficilissima, però dovete capire proprio il meccanismo, cosa dovete fare, se no non...
vi sconfiggerà sempre, non riuscirete mai a sconfiggerlo. Bel personaggio, gigantonato della Madonna, con questa sorta di accetta, sì, di praticamente di. Sì, di accette, di scure, da macellaio, gigantesca. Questa mezzaluna qua, incredibile. Sullivan, sì, Sullivan. Pontiff Sullivan, questo qua, questa qui, cazzo, questa qui sì. Questo qui è la boss fight di Ithril. Eh sì, qui è quando arrivate all'interno del castello di Ithril. Che è quella location che vi spiegavo prima, questa sorta di ambientazione molto cosparsa dal freddo, tutta avvolta dal freddo, dal gelo, dalla neve, dal ghiaccio. Questo qui è il re di quella location lì, di quel regno lì, di Ithril, Sullivan. Questo qui è tosto, eh. Questo qui vi fa degli attacchi fulminei che la prima volta che l'affrontate, figa, pensate, ma come cazzo si fa? È impossibile. Questo qui è una boss fight tosta, dovete essere molto veloci. Perché se vi fate prendere dallo sconforto, della paura, del fatto che lui vi attacca in maniera molto fulminea, se state molto sulla difensiva, questa boss fight qua vi sbriciola, Sullivan vi sbriciola, dovete essere molto aggressivi. Lui vi attacca, ha queste due spade qua, una appunto cosparsa dell'elemento fuoco e una dell'elemento gelo, e è tosto, è una delle boss fight, se mi ricordo bene, sì, è una delle boss fight più difficili di tutto il gioco. Sullivan, però è bella, eh? Anche perché comunque la location dove dovete affrontarlo è abbastanza limitata, non avete molto spazio, perché è l'atrio, praticamente del castello, praticamente, appena entrati c'è subito lui, fate una piccola scalinata, poi c'è subito lui che vi attacca, molto bella anche questa qua, poi comunque anche qui, figa, illustrazione sublime, straordinaria. Poi abbiamo Aldrich. Esatto, il divoratore degli dèi. Sì, me la ricordo. Anche questa qui è tosta, anche questa, sì, figa. Che è questa sorta di regina corrotta dalle tenebre. Anche questa vi fa degli attacchi ad area molto potenti, molto difficili da schivare. E anche questa qui è tosta. E se mi ricordo bene, vi fa anche un attacco con l'arco. Vi fa un mega attacco con l'arco. Ce l'hai praticamente. Evoca un arco spirituale praticamente dal nulla e scocca una serie infinita di frecce in alto che poi qualche secondo dopo se non siete rapidi a proteggervi, a pararvi, comunque a schivare, verrete assolutamente tutta l'area di gioco, comunque l'80% dell'area di gioco dove affrontate la boss fight verrà falcidiata, cosparsa di queste frecce che si pianteranno nel terreno, che se vi prendono vi fanno un danno della Madonna. Se mi ricordo bene è quella boss fight, è questo boss qua che vi fa quell'attacco lì. È Aldrich, esatto. Poi guardate che spettacolo il character design di lei che ha metà testa che è coperta da questo copricapo qui. Bella. Tanto ricorda molto il boss segreto della Luna Nera, del primo Dark Souls, che adesso ovviamente non mi ricordo il nome. Ricorda molto quel personaggio lì. Poi abbiamo la danzatrice della Valle Boreale, anche questa qua, questa qui è tosta, anche questa qui, Questa qui fa degli attacchi incredibili. Poi tra l'altro, questa qui è una boss fight che tra l'altro paradossalmente la potete affrontare subito all'inizio del gioco, se voi fate un qualcosa di molto particolare, che è semplicemente quello di attaccare un NPC, uno dei primi NPC che incontrate nelle prime location del gioco, verrete attaccati da questo personaggio qui. È assolutamente, assolutamente sconsigliato perché all'inizio questo boss qua vi massacra, vi sbriciola, vi riduce in polvere. È assolutamente sconsigliato, ma appunto è già difficile quando l'affrontate nella maniera canonica del gioco. Però c'è questa curiosità qua, che potete affrontarla anche paradossalmente all'inizio del gioco. È una bella possibilità, anche qui evidentemente hanno pensato ai mega super hardcore gamer che vogliono sempre delle sfide più impossibili, più ricercate, e quindi hanno pensato di poter
affrontare una boss fight così difficile anche all'inizio del gioco. Ma non avrebbe assolutamente senso comunque affrontarla subito. Comunque questa qui, come design, come character design, guardate che spettacolo. Questa forma femminile longilinea, con questi capelli, questo velo tutto spettrale, guardate che l'armatura, sono tutti esseri corrotti, eh? Sono tutti esseri che sono stati consumati dall'oscurità. Poi abbiamo assolutamente l'armatura del Dragon Slayer, ovvero il cacciatore di draghi. Questo qui sinceramente non me lo ricordo, cioè me lo ricordo ma non me lo ricordo in che momento dovete affrontarlo. Beh, ma non è, mi ricordo che non è niente di che comunque come boss fight, è una boss fight minore. È abbastanza, anche qui ve la fa, sì, mi sembra che me la fa affrontare in una location interna, in una piccola stanza, ma non è niente di che, non è niente, è un'armatura tutta di roccia, animata, che ha le sembianze di uno di questi cacciatori qua di draghi, no? Che un tempo erano questa classe, questi individui che, figa, con queste armi qua gigantesche andavano a caccia di draghi, infatti si chiama Dragon Slayer Armor, l'armatura cacciatrice di draghi praticamente. Ma non è niente di che, è una boss fight abbastanza minore questa. Poi abbiamo Butterfly Pilgrim. Cazzo, questa qua non me la ricordo mica. Questa qua ricorda molto la culla del caos, eh. Questa si rifà molto alla culla del caos, questa qua, eh? Però non me la ricordo io come... Ma questa qua credo che sia una boss fight del DLC, secondo me. Non vorrei dire una cazzata. Poi, forse però il DLC è il boss. No, ma poi lo vedremo dopo. Non è una boss fight del DLC. Perché nel libro Nats c'è una sezione dedicata al DLC stesso, come location, anche come boss fight, come NPC. No, questa qui sinceramente non me la ricordo, questo boss qua. Cioè me lo ricordo come design, tutto così, tutto filamentoso, ma non mi ricordo come, dov'è che ve la fa affrontare. Comunque questa qua, se non me la ricordo bene, è una boss fight minore, non è niente di che. Poi abbiamo Lorian, ragazzi miei, Lorian. Lorian, l'antico principe di Lothric. Questa è bella, questa qui è una bella boss fight. Esatto, questa qui è divisa in due. Questa, se mi ricordo bene, è divisa in due. Perché lui non va attacca da solo. Non va attacca mica da solo lui. Esatto, lui vi attacca. C'è lui, Lorian, ma poi vi attacca insieme a questa altra figura qua. Ociros. Il re consumato, credo che vi attacchino insieme. Questa qui è una boss fight doppia. Non vorrei dire una cazzata, ma secondo me questo qui è un boss che poi viene aiutato da un altro boss. Questa qui è un'altra boss fight. Anche questa qui sono state parecchie bestemmie. Mi ricordo che ho tribulato, ho tirato giù un po' di santi del paradiso anche per questa boss fight qua. Lorian, sì, molto bello come personaggio. Sì, adesso non mi ricordo bene i dettagli, ma lui non va attacca solo lui, perché lui ha mi ricordo che ha un gemello, credo, ha un gemello, un doppio, e lui vi attacca forse in maniera alternata, va attacca prima lui, poi cambia forma, diventa suo gemello e vi attacca il gemello. E quindi dovete essere molto rapidi. Dovete sconfiggere assolutamente prima il suo gemello, perché è quello che gli dà l'energia, gli fa recuperare l'energia. Mi ricordo una roba del genere. Non mi ricordo i dettagli, però mi pare che sia una roba del genere. Comunque è molto bella quella boss fight lì, è veramente molto bella. Questo qui no, questo qui è un altro boss. Ociros, il re consumato, sì, questo qui è un'altra boss fight, assolutamente. Che però non mi ricordo particolarmente, cioè secondo me non è degno di nota questo boss fight qua. Questo qui è il dragone antico, c'era anche in Dark Souls 2 un dragone antico assolutamente, e c'è anche in Dark Souls 3 un dragone antico, viverna, questa qui è una viverna, esatto.
Viverna antica, Ancient Wyvern. Sì, assolutamente. Anche questa boss fight però è bella. Questa qui è la boss fight che fate nel picco dell'arcidrago. È una boss fight totalmente facoltativa, anche questa qua, mi dicevo, tutta l'area facoltativa. C'è questa viverna gigante che vi attacca, è bella perché non potete affrontarla subito, dovete fare tutto un percorso nella location, dovete fare tutto un giro dell'oca. E poi l'attaccate dall'alto, arrivate su un. Vi arrampicate su una piccola balaustra, una piccola impalcatura, vi gettate giù, vi saltate giù dalle impalcature e li saltate in testa. E paradossalmente è la boss fight più facile di tutto il gioco, perché alla fine non fate un cazzo. Dovete essere bravi a fare tutto quel percorso lì, a non farvi colpire durante tutto quel percorso lì che siete obbligati a fare, ma poi quando se arrivate all'impalcatura, una volta che vi saltate in testa, la uccidete in due colpi. Bella comunque, molto scenica anche quella lì come boss fight, però non è una vera e propria boss fight, vi fa giocare molto con la situazione, arrivati con la boss fight qua, molto bella per quello. Eccolo qua, questo qui. Ragazzi miei, forse è la boss fight più difficile di tutto il gioco, perché questo qui è assolutamente è il boss opzionale che potete fare una volta sconfitta la viverna antica. Potete attivare tutto un meccanismo, una possibilità di andare in una location particolare e affrontare questo, il re senza nome. Nameless King, questo qui è il boss più difficile di tutto il gioco, infatti è consigliato assolutamente farlo poco prima del boss finale. Questo qui è un boss, è cazzutissimo, eh. Poi tra l'altro la location in cui ve lo fa affrontare è una roba sublime, cioè siete quasi sospesi tra le nuvole, è una roba stupenda, perché lui vi attaccherà a bordo della sua viverna, del suo drago, no, è così una viverna, sì. Prima a bordo della sua viverna. Vi attacca sia la viverna che lui. Questo qui è un personaggio incredibile, è una roba pazzesca. È in grado di uccidervi con un paio di colpi al massimo. È una roba incredibile, dovete capire bene come vi attacca, le tempistiche. Questa qui è una boss fight tosta, questa qui è cazzuta. Divisa in più fasi, mi pare due o tre fasi, perché poi quando sconfiggete la viverna lui vi affronterà praticamente a piedi, praticamente. E sarà ancora più cazzuto, ancora più bastardo, ancora più devastante. Questa qui è una boss fight. È una delle boss fight più belle. Però ripeto, io sono legato. Io preferisco assolutamente la boss fight dei Guardiani dell'Abisso. Ma è un mio parere personale, il mio gusto personale. Però questa qui, ragazzi miei, questa dopo quella boss fight lì dei Guardiani dell'Abisso, questa qua forse è la più bella. Perché è molto scenica, molto rappresentativa. Molto anche ammagliante come ambientazione, ripeto, voi sarete in una sorta di nebbia, sospesi per aria, coi fulmini, cielo, stupendo. Però questa qui è una boss fight facoltativa perché è molto difficile, l'hanno resa facoltativa, ma vale la pena farla perché è una delle boss fight più belle di tutto il gioco, assolutamente. Il re senza nome, vedete? Qua ve lo fa vedere in dettaglio, qua vi fa vedere in dettaglio la viverna che lui cavalca, assolutamente, e poi questo qui è lui, questo è lui, nella sua forma completa, guardate che spadone che ha, che poi non è neanche uno spadone, è uno spadone, mezzo lancia, guardate che ha l'elsa che cazzo, è più lunga della spada praticamente, della lama, è incredibile. Figa, Re senza nome è valido, molto bello. E poi questo qui è il boss finale, ragazzi miei, eh? Questo qui è il boss finale, Soul of Cinder, che praticamente noi l'abbiamo tradotto, mi pare che noi l'abbiamo tradotto come l'anima del falò, l'anima della fiamma, il cuore della fiamma, una roba, forse il cuore della fiamma. Il cuore della fiamma, sì, una roba del genere. Guardate che spettacolo. Così il boss finale, però a differenza della magnificenza che può incutere, del timore che può incutere in questa immagine qua, che può sembrare un gigantone, non è un gigantone. No, no, ha le fattezze assolutamente di un essere umano normale. È che come il boss finale del primo, come Gwyn, il protettore della prima fiamma, il grande re decaduto, Gwyn, fantastico, il boss finale di Dark Souls 1.
Anche questo è un altro portatore, è un altro personaggio che ha deciso di diciamo, proteggere per l'eternità l'antica fiamma, la prima fiamma. Ed è diventato un essere, è diventato tutt'uno col fuoco, tutt'uno col male, con l'oscurità. Infatti, vedete, è tutto fatto di fuoco, il fuoco e cenere. Infatti è chiamato l'anima of Cinder. Cinder è traducibile come antica fiamma, fiamma incenerita, una roba del genere. Una roba così. Anche questo boss qua è tosto, Non è, secondo me, non è difficile come questo qui, Questo qui è assolutamente la boss fight più difficile di tutto Dark Souls 3. O quantomeno della campagna principale, perché poi se andiamo sulla seconda espansione, cari miei, sono dei boss che sono una roba allucinante. Questo comunque è una boss fight facoltativa, è la boss fight più difficile di Dark Souls 3, della storia principale. Questo qui è il boss finale. È difficile anche questo qua, è tosto, però quantomeno avrete una location molto vasta per poterlo affrontare, Avrete tutto lo spazio per fare le vostre capriole, le vostre schivate. Però è tosto, perché è figo, questo qua vi fa dei colpi, che c'ha un colpo, c'ha un attacco che vi one shot, anche se avete l'energia, anche se siete di livello 100, che avete la barra di energia lunga come tutto lo schermo, vi fa un attacco e se vi prende, è un attacco presa, se vi prende vi one shot, è scriptato. Dovete imparare a evitare quell'attacco lì, perché è giusto che sia così, il boss finale deve avere la potenza, deve essere minaccioso quel tanto da potervi uccidere con un colpo solo, se non state attenti. Però è tutta una questione di meccanismi, di imparare le tattiche e quant'altro, come poi abbiamo imparato avendo giocato con questi fantastici giochi di From Software, no? È tutto lì il gusto, la magia di quei giochi qua, imparare i pattern nemici e quant'altro. Qui abbiamo delle altre illustrazioni fantastiche, che però è sempre lui, Questo qui credo che sia sempre, non c'è nessuna didascalia, ma questo qua credo che sia sempre, è sempre lui. È sempre il Soul of Cinder, esatto. L'antica fiamma. L'anima di Tizzoni. Ecco, mi è venuto in mente, in italiano l'hanno chiamato, si chiama Anima di Tizzoni. Cinder, sì, il Tizzone Ardente praticamente, Cinder, Tizzone Ardente. L'hanno chiamato l'anima di Tizzoni. Suona un po' male, però ci sta, perché lui è praticamente, come dicevo prima, è un essere che ormai è assolutamente diventato tutt'uno col falò, con la fiamma. Lui è diventato un tizzone ardente praticamente, un tizzone ardente umanoide, umano, che continua a bruciare, perché lui è diventato il guardiano dell'antica fiamma, della prima fiamma. E qui ve lo fa vedere nella sua forma normale praticamente, non da combattimento, vedete qui, è nella forma proprio quando vi attacca, che è tutto proprio cosparso dalle fiamme. Qui è nella sua forma normale, praticamente decaduto, consumato, però in una forma normale. Bella, tra l'altro, quell'illustrazione qua, Molto bella, molto spettrale. Bella, Molto bella, cazzo. Tra l'altro sembra quasi avere dei lineamenti quasi femminili, che però non è una donna, È un maschio, è un uomo questo qui, però è bello, sembra quasi femminile come lineamenti, come appunto design del corpo molto longilineo, molto scheletrico, molto, molto magro. Ecco, passiamo alla macro sezione dei nemici. Beh, qua i soliti non morti classici, i cani zombizzati non morti, Cavaliere di Lothric, anch'essi non morti, vuoti. Eccoli qua, questi qua sono i nemici degli archivi del Duca, del grande archivio, vedete? C'hanno questa candela qua in testa e sono cosparsi di cera, come vi dicevo prima. Spettacolo, sono molto belli da vedere quei nemici qua. Eccoli qua, Winged Knight, Gertrude Knight, sono i panzonazzi, quelli alabarde, questi qua sono, eccoli qua, vi dicevo prima, quella qua è la monaca, l'evangelista, Cathedral Evangelist, questo qui è l'evangelista, il nemico che vi dicevo prima,
che c'ha in mano il tomo, ha in mano il tomo, questo bibione qua, e nell'altra mano c'è questa accettina qua. Sono delle donne queste qua, sono delle chieriche, delle evangeliste. Vi attaccheranno sempre, saranno sempre protette da questi bastardi qua, col falcetto. Questi falcetti qua sono dei cultisti praticamente, sono degli invasati religiosi. Sono belli quei nemici qua, ripeto, sono molto caratteristici, fanno dei versi strani, hanno dei richiami strani, sono forti, sono molto belli. I manservant vuoti, questi qua sono i bastardoni che portano i gabbioni o le assi giganti. Questi qui sono dei gigantoni, sembreranno lenti, ma poi quando vi vedono che cominciano ad attaccare, vi fanno degli attacchi fulmini, fanno delle finte incredibili. Questi qua sono i bastardoni piccolini, i nanerottoli che vi lanciano i pugnali avvelenati, sono molto simili a quei bastardoni che trovate nella location della città infame, Dark Souls 1. Sono molto fastidiosi questi bastardi qua. Questi qua sono i co, sono i, quelli imprigionati nelle gabbie. Ci saranno delle gabbie, delle location piene di queste gabbie qua, alcune animate, alcune no. Questi vi fanno delle finte anche loro incredibili. Vi fanno una presa, vi attirano a loro, ma non sono niente di che, eh. Vanno giù con un paio di colpi, eh. Non sono niente di che. Eccolo qua, questo qui è il cavaliere boreale. Questo qui è un mini boss questo. Questo qui è un mini boss, l'ho affrontato anche abbastanza alla svelta nel gioco. Che cazzo, tra l'altro vi droppa la sua arma, che è la prima arma elementare che potete trovare nel gioco, che è questa spada qui a due mani con ghiacciata, che è quell'elemento che vi fa aggiunge l'elemento gelo all'attacco. E questo qui, per quando ve lo fa affrontare all'inizio, la prima volta, questo mini boss qui è tosto, è molto rapido, eh. Poi lui si rannicchia sul pavimento, va attacca un po' strisciando, vi fa degli attacchi fulmini, è tosto, è cazzuto. Sicuramente sarà quasi impossibile ucciderlo la prima volta che lo trovate, la prima volta vi ammazza, perché dovete capire gli attacchi, dovete capire i ritmi di attacco, le schivate e quant'altro, come è sempre stato nei Dark Souls. Bello quel nemico qua, non è male. Poi più che altro perché vi droppa forse la prima arma abbastanza potente, abbastanza interessante di tutto il gioco, proprio in ordine cronologico di come affrontate l'avventura, no? Sì, qua sono i granchi gigante, sono niente di che, sanguisughe. I Corvian, i Gru, anche i Gru sono molto fastidiosi, vi saltano in testa, vi fanno il veleno, o la maledizione, una roba del genere, non mi ricordo bene, forse il veleno. Sono una cazzata, ma se vi si attaccano in testa, vi fanno un attacco e vi levano molta energia. E mi sa che vi fanno anche uno status elementale, se non mi ricordo, so che non sono da prendere sotto gamba questi nemici qua. Vanno giù con due colpi, però ripeto, la prima volta che vi si attaccheranno in testa, vi saltano in testa, direte: cazzo, allora sfiga, sono minacciosi, sono pericolosi. Questo qui è il gigante, è il gru gigante. Esatto, ce ne sono un po' di gru giganti, sono abbastanza cazzottini. Dovete essere svelti a buttarli giù, vi fanno anche degli incantesimi. Il Dark Watch. Questa sorta di cavaliere, è come se fosse, è così, i Dark Watch sono i cavalieri neri di Dark Souls 3 praticamente. Poi ci sono i Warden Grave Cathedral, sì, ma niente di che. Licantropi, niente di che. Sì, tra l'altro, licantropo, non c'è un cazzo del licantropo. Ma tra l'altro non me li ricordo neanche, questi nemici qua. Dove cazzo sono i nemici qua? Non me li ricordo mica. Questi qua sono i cavalieri della cattedrale delle profondità, esatto. Beh, sono tante varianti dei soliti cavalieri spettrali, eh. Questi qua sono i corpi infestati delle larve. Questo qui è un altro corpo infestato delle larve, in una forma ancora più mostruosa, indefinita.
Eccole qua. Queste qua sono le lucertole di cristallo, come vi dicevo prima, nella location iniziale del gioco, nel cimitero delle ceneri, ci sarà proprio subito, proprio fate proprio le prime i primi proprio 5 minuti in quella location lì, e ci sarà un passaggio molto, molto piccolino, proprio lo vedete che c'è anche dell'acqua, una specie di rigagnolo di un fiume. Arrivate a una sorta di grotta dove ci sarà la prima lucertola di cristallo. E le lucertole di cristallo vi droppano anche delle belle robe, non sono male. Però all'inizio, proprio all'inizio del gioco, se non siete spesse, proprio state facendo il gioco per la prima volta, è assolutamente sconsigliato andare a rompere il cazzo questa prima lucertola di cristallo qua. Poi diventerà una stronzata. Ma all'inizio siete molto deboli, non avete un cazzo, non avete potenza d'attacco praticamente risibile e di difesa praticamente nulla, è sconsigliato andare a affrontare subito la prima lucertola di cristallo. Non sono male come nemici, sono belli, sono molto caratteristici, sono molto belli. Poi abbiamo questi cazzo di ragnoni qua, sempre nella location degli abissi, delle profondità, il mangrove, esatto, questo sono nella cattedrale, dove ci sarà. Tra l'altro questi nemici qua vi attaccheranno solo esclusivamente fuori dalle stanze di Rosaria, nelle cattedrali. Sì, mi ricordo. Gigantone schiavo. Ce ne saranno pochi, ce ne saranno 4-5 prima di affrontare il gigante, Jorn il gigante. Li trovate solamente di quei gigantoni qua. Poi abbiamo, vabbè, i classici scheletri spiritati, Skeleton Swordsman, Skeleton, Demone Chierico, ah, questo qui, sì, il Cartus Sandsworn, questo qui è un mini boss facoltativo, vi attacca, c'è una location dove vi attacca continuamente, continua a, diciamo, a emergere dal terreno, dalle sabbie del terreno, e lui vi attacca, però tra l'altro c'è anche un trucchettino per affrontarlo in sicurezza, non dovete fare un cazzo, continuate ad andare avanti e indietro, gli date un attacchino, un paio di attacchini, tornate indietro, lui non riesce a colpirvi. È un trucchettino che ho scoperto anch'io giocandolo, ma abbastanza, lo si capisce, lo si può intuire, quel trucchettino lì, però vabbè, anche questo qua mi pare che vi dia un oggetto unico, se lo uccidete è facoltativo, assolutamente, non è un boss, è un mini boss, potete anche skipparlo, non siete obbligati a affrontarlo, non è male. Adesso assolutamente non mi ricordo che oggetto vi droppa, però mi ricordo che vi droppa un oggetto unico, che vi è necessario se volete appunto platinare il gioco, appunto riuscendo a compiere, a ottenere l'obiettivo di aver ottenuto tutti gli oggetti unici. Siete obbligati a farlo se volete fare platinare il gioco. Il Fire Witch, lo stregone di fuoco. Lo Slave Irillian, questi sono i nemici di Irithryll, assolutamente. Bestia canina di Irithryll. Questi qua sono i cavalieri spettro che trovate a Irithryll. Questi qui non sono cazzuti, però sono pericolosi. Se gli date lo spazio di manovra di fare le loro mosse, figa. Poi vi attaccano, ci saranno, quando fate tutta la scalinata lunga per prima di entrare nel castello di Irithryll, ci saranno molti di questi nemici qua. E non vi attaccheranno mai da soli, saranno sempre accompagnati da altri nemici minori. Addirittura forse ci sarà una location, un punto, forse poco prima dell'entrata principale, del castello di Irithryll, ce ne saranno due o tre che vi attaccano insieme. Non sono da sottovalutare quando non sono da soli. Sono cazzuti questi, se sono da soli li fate subito, ma se sono difesi da altri nemici, o se vi attaccano loro in due o più, dovete stare molto attenti. Questa qui poi, ragazzi miei, questa qui è la bestia di Sullivan. Questo qui è un omaggio incredibile, questa illustrazione qua è un omaggio incredibile a Berserk, questo qui è ispirato assolutamente al lupo,
all'armatura del lupo di Berserk, è assolutamente incontrovertibile. Gli artisti di From si sono ispirati assolutamente all'armatura nera del lupo nero di Berserk, con gli occhi è uguale praticamente, è molto simile. Penso che sia incontrovertibile l'ispirazione a quello. Questa qui è la bestia di Sullivan. Millepiede, centipede, delle fogne. Guardate che spettacolo. I Vretch, i Gargoyle, esatto. In Dark Souls 3 c'è anche una, assolutamente una boss fight con più Gargoyle, come c'è sempre stato in tutti i Dark Souls, come anche nel primo. La boss fight dei Gargoyle, il primo, ormai è diventata mitica, è diventata storica, ma anche nel 2 c'è una boss fight con i Gargoyle, e anche nel 3 ci sono i Gargoyle. Assolutamente. Non è vera proprio boss fight, sono mid boss questi qui, sono nemici in questo caso qua sono mid boss. I Gyler, esatto, con il loro tizzone, che poi tra l'altro è un'arma che la droppano anche questa arma qui, Monstrosity of Sin, un altro essere mostruoso, esatto. Gli uomini serpente, esatto, che anche qui, come in Dark Souls 1, tornano gli esseri serpentiformi, qui in una forma un po' diversa, sono leggermente diversi, ma sono sempre loro, la razza è sempre quella lì, sono sempre uomini serpente, Serpent Man. Questi qua sono guerrieri, questi qua sono evocatori, sono maghi, praticamente. Ecco gli NPC. Ecco, questa qui è la guardiana del falò, delle crocevie del gioco, è la guardiana che vi fa assolutamente avanzare di livello, che vi potenzia le fiasche testus, è la guardiana che sta sempre lì, la guardiana del falò principale, il falò del crocevia, l'hub di gioco. Guardate che spettacolo, con la sua corona che praticamente... E poi lei è cieca, non vede... Per quello ha la corona che le copre gli occhi, lei è cieca. Poi abbiamo questo nanerottolo qui, che è uno assolutamente dei sovrani, dei re dei troni, che troviamo nel crocevia, nel crocevia iniziale, dove possiamo teletrasportarci in tutti gli altri falò. Questo qui è Ludlet of Korlard. Poi abbiamo, tra l'altro, questo qui diventa un NPC in una fase molto avanzata del gioco, e sarà quello che sarà in grado di sarà un NPC questo qui che sarà in grado di ci darà la possibilità di convertire, di creare delle armi molto particolari, uniche, con le anime dei boss. Sarà l'unico personaggio che ci darà questa possibilità qua, perché è una cosa che si potrà fare molto più avanti nel gioco, e solamente lui potrà convertirci l'anima di alcuni, non tutti, alcuni dei boss in armi uniche, appunto, dei boss stessi, se mi ricordo bene, non vorrei dire una cazzata. Poi abbiamo Ringfinger Leonard, che assolutamente questo qua non ricordo neanche se l'hanno tradotto in italiano, se gli hanno lasciato il nome, questo nome qui. Poi abbiamo il mitico Yoel of Londor, questo qui è un personaggio, anche questo qui è facoltativo, è un personaggio che potete incontrare relativamente diciamo presto nel gioco. Però è un personaggio che, anche parlando con molti che hanno giocato il gioco, paradossalmente in tanti, è un personaggio che non hanno mica trovato, non sono riusciti a trovare dove, appunto, all'inizio del gioco. Infatti, se non riuscite a trovarlo, vi bruciate la possibilità poi di parlargli, perché poi lui, una volta che l'avete incontrato nelle location del gioco principale, lui, come in tutti i Dark Souls, lui tornerà, andrà nel praticamente lo ritroverete nell'hub principale del gioco, che è appunto l'interno della chiesa distrutta, della cattedrale, del cimitero delle ceneri,
E quindi non potete fare la sua quest line. Tra l'altro lui è in grado anche di farvi aumentare di livello senza spendere punti esperienza, che però è tutto un discorso a parte, perché comunque se fate quello innescate una strada alternativa della sua quest line, che adesso qui è un po', non è assolutamente il luogo per parlare, che è una roba molto complessa, non voglio neanche spoilerare queste cose qua a chi non ha fatto il gioco. Comunque è un personaggio bello, un bel personaggio questo qua, non è male, è un pellegrino, ed è l'ultimo, mi pare di ricordare, è l'ultimo della sua razza, e quando li incontrate lui si lamenta del fatto che comunque gli altri suoi simili sono stati sterminati, lui è l'ultimo, vi chiede se vi può seguire, vi può dare consiglio, e voi dovete decidere se ucciderlo o seppure farvelo diventare amico, che poi lo trovate nel crocevia iniziale del gioco, eh? Bel personaggio. Poi abbiamo Yuria di Londor, assolutamente. Abbiamo Aegon of Karim, abbiamo Cornix della palude, della grande palude. Adesso qui non ci soffermiamo su tutti i personaggi, che sennò qua non finiamo mica più, eh. Tra l'altro qui siamo già a più di un'ora, e è andata a puttana nelle previsioni di fare il clipino sotto l'ora, ma non avevo dubbi. Poi questo piano di Bronazzo non finisce mica più, eh. Siamo a poco più della metà, eh. Abbiamo Ciris dei reami dei Sunless Realms, abbiamo il Cavaliere Vuoto di Aldric, abbiamo Horas of the Husband, ripeto, io sto citando i nomi inglesi, i nomi originali, perché non mi ricordo assolutamente i nomi italiani, eh. Orbeck di Winheim, abbiamo il cavaliere caduto, Fallen Knight, bello, bel character design, cazzo, non male. Abbiamo il piromante, questo qui è un piromante, Yellowfinger Hazel, che è un piromante, questo qui c'era anche in Dark Souls 1, col suo capo, suo copricapo super mega caratteristico, che tra l'altro potete anche, ve lo droppa, eh? Lo potete trovare all'interno del gioco, questo copricapo qua, eh? Guardate che spettacolo questa illustrazione qua, doppia pagina. Che è Rosaria, come vi dicevo prima, Rosaria è praticamente il rappresentante del suo culto, della sua setta. Guardate che roba, tutta mezza zombizzata, mezza liquefatta, con in grembo il feto, quello che sembra il feto di un bambino, deforme. Fantastica Rosaria. Abbiamo Carla, che è uno stregone. Abbiamo Kurt, che è uno stregone. Abbiamo Yoshka, assolutamente, del culto della Luna Oscura, che ricorda molto Priscilla di Dark Souls 1, il boss dell'espansione di Dark Souls 1. Poi abbiamo London Pale Shade, Black Hand Gotthard, mano nera, mano scura. Sono tutti personaggi che anch'io non me li ricordo mica, sono sincero. L'esiliato, Exile. Abbiamo il vecchio lupo di Farron. Poi abbiamo una sezione dedicata alle classi, questa qui è la classe, come abbiamo visto all'inizio, del volume. Qua ormai ho toccato tutto, andiamo a regolare la camera. Poi abbiamo le classi, il deprivato, che poi non è il deprivato, abbiamo, ve le fa vedere meglio, il mercenario, è il mitico cavaliere, la mia classe preferita, nonché la classe, assolutamente la classe più suggerita
per tutti i giocatori che vogliono approcciare a questi fantastici giochi qua, li dico sempre, scegliete il cavaliere, tra l'altro è anche la classe più bella, come carattere generale, che spettacolo, la classica armatura integrale del cavaliere è la più bella, come classe iniziale, e poi è la classe più vantaggiosa, cioè il rapporto attacco-difesa più interessante per i giocatori delle prime armi. Poi abbiamo il guerriero, classico guerriero, sborrone con le scuri, con la sua bella armaturona. Abbiamo l'araldo è una mezza via, l'araldo. Tra l'altro con l'araldo potete utilizzare anche i miracoli, Avete già i punti base, mi pare intelligenza e fede, per utilizzare già i primi miracoli con l'araldo. Sta tutto a voi, cosa volete fare, come in tutti i Dark Souls, tutti i giochi di quel tipo lì. Potete decidere come meglio giocare, attraverso l'evoluzione e il potenziamento del vostro personaggio. Abbiamo il ladro, l'assassino, mago, assolutamente il mago, lo stregone, fantastico, con la sua classica tunica, piromante, anche il piromante è una bella classe, il piromante, piromanzia, non sottovalutate la piromanzia nei tre Dark Souls, la piromanzia non è male, non richiede grossi sforzi come potenziamento del personaggio, ma dà grandi risultati la piromanzia. Abbiamo il chierico, questa classe mista, chierico, poi abbiamo i dragoni, guardate che spettacolo, questi sono i dragoni umanoidi, sono praticamente gli esseri che venerano i dragoni, che attraverso un rituale particolare riescono a diventare loro stessi, ad avere le fattezze di un dragone, come abbiamo visto poi anche in Dark Souls 1, cioè se voi avete seguite la quest della pietra di drago, andate poi dal dragone antico e aderite al suo patto, potete diventare, utilizzando quell'oggetto lì, quegli oggetti lì particolari, potete diventare anche voi questa forma qua e sputare il fuoco, fin tanto che venite uccisi, quando morite poi tornate nelle sembianze umane. Dragone antico, assolutamente. Ecco, poi passiamo a tutto il secondo capitolo del libro, che è la sezione dedicata ai due DLC, che sono Ashes of Ariandel, che è un DLC molto corto, molto piccolino, ma però molto bello. E poi c'è figa, la madre di tutti i DLC, di Dark Souls 3, che è appunto The Ring and City, che è un DLC stupendo, tra l'altro, come dicevo all'inizio del clippino. L'ho fatto a metà praticamente, ma forse un po' più di metà, non l'ho finito perché un po' mi ero rotto i coglioni e venivo da più di 200 ore col gioco principale, l'avevo appena platinato, avevo speso un sacco di ore per farmare gli oggetti chiave per fare gli ultimi obiettivi dei patti, dei culti. Figa, ne avevo le palle piene, mi ricordo che è uscito DLC, l'ho affrontato subito il secondo, il primo l'avevo già fatto, era già uscito. L'ho affrontato un po' così, ma ero decisamente stufo di giocare con Dark Souls 3 e quindi non ho avuto la costanza di finirlo, ma sicuramente quando mi verrà voglia lì sicuramente lo farò da zero, non starò lì a riprendere da dove ero arrivato, perché poi si smorza un po' tutta l'atmosfera, non è consigliabile, sempre consigliabile farlo da zero, che sennò non ve lo godete mica. Che spettacolo, guarda che roba, ecco. Il primo DLC, ragazzi miei, che è Ashes of Ariandel, è un rimando assolutamente al mondo dipinto segreto di Dark Souls 1, che adesso non mi ricordo, di Priscilla forse. Beh, in Dark Souls 3 il primo DLC, il primo dei due DLC è dedicato, c'è un altro quadro in cui voi dovete entrare, infatti è questo qui, vedete, il mondo di Ariandel, il mondo The Painted World o Ariandel. Perché voi c'è questo dipinto, voi ci potete entrare dentro, esattamente come succedeva nel primo Dark Souls, nella zona facoltativa della cattedrale di Anor Londo. Se avevate un oggetto particolare potevate entrare nel quadro, e qui è la stessa cosa. Potete entrare nel quadro del mondo dipinto di Ariandel, e via, c'è tutta un'altra location,
anche questa qui immersa nella neve, nevicherà costantemente, un altro spettacolo, questa illustrazione qua, doppia pagina, spettacolare, sempre bella, cazzo, spettacolo puro, eh. Questa qui è la location dove incontrate Ariandel, assolutamente, che tra l'altro l'hai incontrate lì, lei è uno spirito oscuro, uno spirito dannato, che è lì che sta dipingendo un quadro quando l'incontrate la prima, poi vi attaccherà, è un boss ovviamente. Guardate che spettacolo, questa cattedrale qua, tutta distrutta, con i vetri distrutti, con la neve, la bufera di neve che entra dentro il locale, è stupendo. Ecco, vedete, quella qua Ariandel, vedete? Voi le incontrate in questa location qua, lei che sta dipingendo un quadro a sua volta. Guardate che spettacolo, con la sua capigliatura lunga, che tra l'altro è talmente lunga che tocca anche il pavimento, nonostante lei sia seduta sulla cima di una scala, una scaletta. Beh, bello, eh? Ariane, il mondo dipinto di Ariandel è molto bello. Come era stupendo quello di all'interno di Dark Souls 1. E poi abbiamo Ringed City. The Ringed City, che è una location molto più notoria, molto più grossa. Questo qui è un DLC. Questo è un DLC figa, corposo, eh. C'è un bel po' di roba da fare qui, eh. Ci sono molti più boss. La location è molto più estesa. Poi va avanti anche nella storia. Questo qui è un DLC molto più corposo, eh. Tra l'altro, come dicevo all'inizio del clipino, questo qui è un DLC che assolutamente è consigliato affrontare con un personaggio di livello molto alto, eh. Non abbiate la smania di affrontarlo se il vostro personaggio è ancora basso di livello, perché verrete polverizzati, non farete due passi, eh. Ci sono già dei nemici all'inizio, già subito all'inizio, che vi martelleranno e vi renderanno la vita molto difficile. Guardate che spettacolo, gli ambienti, guardate che roba. Questo canyon avvolto dalla nebbia, dalla foschia, mamma mia, stupendo, eh. Semplicemente stupendo. The Ringed City, guardate le strutture, guardate che questi palazzi qua, incredibili, guardate che roba. Le illustrazioni anche qui sono a dir poco sublimi. Guardate questa cattedrale qua, splendida, cazzo, sembra Notre Dame, è ispirata a Notre Dame questa qui, eh. Assolutamente, sembra Notre Dame questa qui, eh. È ispirata, eh. È un omaggio, cazzo, è incontrovertibile. Guardate gli interni, guardate che roba, guardate questo salone qua, incredibile, proporzioni titaniche come tutti gli interni delle cattedrali dei Dark Souls, con al centro della stanza una sedia e una candela, cioè, guardate che roba, una sedia, una candela, nella totale oscurità di questo stanzone incredibile, gigantesco, mamma mia, sono da pelle d'oca queste illustrazioni qua. Guardate che spettacolo, i resti di Filanor, questa è la chiesa, l'interno della chiesa, e anche qui ci saranno delle location che io non ho ancora visto, non ho mai visto, perché ripeto, il DLC io non sono mai riuscito a finirlo, per i motivi che vi dicevo prima. Questo qua è il distretto inabissato, Sunken District, esatto, questo io un pezzo l'ho fatto di queste location qua, eh. Così è tutta una parte, tutta inabissata, che si è inabissata nel corso dei millenni, vedete che roba, questa struttura qua che è in parte inabissata nel mare. Ah, spettacolo. Guarda quest'altra qui, desertica, questa non l'ho mai vista, sta qua. Questa qua probabilmente è una delle ultime location dell'espansione. Questa è proprio una zona tutta desertica. Qui c'è una boss fight, qui dice Slave Kings Gael Arena. Qui c'è un boss, c'è il boss del re schiavo Gael. Eh sì, questa qui è una boss fight. Eccoli qua, i boss del DLC. Questa qui è la sorella di Ariamis, praticamente, è Fride, di Ariandel, scusate. Sister Fride, Father Ariandel.
Esatto, questa qui l'ho affrontata. Tosta questa qui, questa qui è la prima boss fight del primo DLC. Questo qui è il demone principe. Esatto, questo demoniazzo qua. Anche questo qua è tosto, anche questo. Poi c'è Midir, questa viverna qua, spettrale, fatta quasi di fuliggine, di fumo. Bella anche questa qui, non è male. Questo qui è la boss fight che dicevo prima, questa qui non l'ho mica affrontata, questa, nella location desertica. Esatto, qui è Gael. Gael, il cavaliere schiavo. Slave Knight Guile. Eh no, questa qui devo ancora farla. Probabilmente saranno due forme, come fa vedere due illustrazioni. Tra l'altro, le illustrazioni sono sempre stupende, mamma mia. Questa qui sarà la prima forma, poi diventerà così. Questa sarà la seconda forma. Qua passiamo ai nemici dei DLC, questi sono i nemici del primo DLC. Assolutamente. Qua sono i follower di Farron, il cavaliere di Farron, quasi boreali, quasi spettrali boreali, invasi dal ghiaccio, dal gelo. Questi qui sono le piante streghe praticamente, belle, con questi fuochi fatui qua che vi attirano, poi in realtà sono degli esseri che sembrano delle piante, ma in realtà sono esseri, sono esseri viventi. Painting, Sapro Page. Questi qua sono i cosi, sono i Milwood Knight, esatto, che hanno questo elmo qua con le corna di cervo. Questi mi ricordo assolutamente. Questi qua sono tosti, non sono da prendere sotto gamba questi, eh. Sono tosti questi qua. I Corvian Knight, questi corvi deformati. Questi qua sono i mostri, i nemici le creature di Ringer City. Questi qua sono i Murkman, esatto, sono queste sorte di spettri che si formano dal nulla, vi attaccano. Questi qua sono i Pilgrim Pupa. Questa sorta di embrioni insettiformi, mezzi umanoidi. Figa, Ringer City, cari miei, è un'espansione che già all'inizio vi mette di fronte dei nemici che sono molto resistenti, sono fanno attacchi, sono molto potenti, hanno un livello molto alto. Infatti, torno a ripetere, dovete affrontare quell'espansione lì dopo aver livellato molto. Dovete aver finito il gioco principale almeno 2 o 3 volte. Dovete avere un personaggio di livello, secondo me è consigliato di avere un personaggio a livello più di 100, perché sennò sarà veramente dura. Questi qua sono i gigantoni, Judicator Giant, questi qua sono fantastici i nemici qua, molto belli questi qua, i giudicatori, i giganti. Gli esseri vuoti di Ringer City. Form and Knight, Chierici di Ringer City, Chierici, questi qui sono nemici, questo qui, cazzo, questo qui è una sorta di cavaliere nero, i Ringed Knight proprio, sono proprio i cavalieri neri di Ringer City, questi qui sono devastanti, questi qui sono tosti questi qui, questi qui sono tostissimi. Gli Araldi, le locuste con la faccia bianca, questi qui, molti di quei nemici qua non li ho mica visti, perché ripeto, non avendo finito il DLC. Questi sono gli NPC che incontrate nelle espansioni. Questo qui è un NPC dell'espansione Ashes of Ariandel. Questo qui è Gael, che è un NPC che poi diventa un boss. Lo affrontate assolutamente. È un cavaliere che si è fatto corrompere dall'oscurità, un po' come Artorias, che era un cavaliere protettore delle forze del bene, e poi
rimasto a contatto talmente tanto tempo con l'oscurità che è diventato lui stesso, è venuto inglobato, è venuto si è fatto corrompere dall'oscurità stessa, è diventato malvagio. È un classico. Sir Bilaim, Cavaliere di Londor. Guarda che bella questa tenuta qua. Bella, questa cappa qui di tessuto sopra l'armatura, l'elmo integrale, bello, molto bello, come design, molto, veramente molto bella quell'armatura qua, proprio bella, cazzo, molto molto bella. Questa qui è assolutamente Ariandel, la pittrice. Guardate che anche qualche design, che spettacolo, bello, molto bello. Questa è Shira, Cavaliere di Filanore, anche qui guardate che spettacolo, questo costume qua, questo vestito qui, il design, il character design, ragazzi miei, character design, l'art design e il character design nei giochi From Software, mamma mia, cioè è veramente la pelle d'oca. Alfheid, Spear of the Church. Questo è un personaggio che non ho mai incontrato, che sarà nella seconda parte del secondo DLC, come anche questo Amnesiac Lap, assolutamente mai incontrato. Bella l'armatura, sembra quasi l'armatura di Havel, però fatta di metallo. Guardate che spettacolo, guardate che roba. Filanore, la principessa Filanore, Princess Filanore, che personaggio, spettacolare, a parte che l'illustrazione è stupenda, è meravigliosa. Poi che cazzo c'ha, una sorta di uovo mezzo mangiato, mezzo rotto, mezzo tutto aperto, bello cazzo. E mi viene voglia di riprendere in mano DLC, di rifare DLC, è un personaggio così che non ho mai incontrato. Filanore, la principessa di Filanore, guardate che capigliatura, spettacolo, bello cazzo. E questo qui che presumo sia il boss finale, questo qui, tra l'altro c'è un nome assurdo, Pigmy, Re Pigmy, questo è Re Pigmy, mamma mia, inquietante, questo qui secondo me è il boss finale. Deve essere il boss finale. Poi passiamo assolutamente. Cazzo, sto finendo la batteria. Passiamo alla sezione armi e inventario. Facciamo una carrellata veloce, che qua secondo me tra un po' la batteria ci lascia. Tutte le armi, o parte delle armi che potete trovare all'interno del gioco. Guardate che spettacolo, scudazzi. Questa qui è l'arma di Orm il gigante. Spade, archi, asce, scudi, guardate che anche qui che design fantastico, guardate che roba, andiamo spediti, qua la batteria mi sta lasciando, alabarde, spade, balestra, scudi, ce n'è di tutti i gusti qua, ce n'è per tutti i gusti, guardate che roba, spettacolo. E questo volume qui, a differenza degli altri due, secondo me va molto più in profondità, dimostra molta più roba rispetto agli altri due volumi, hanno deciso di fare una roba più integrale, dimostrare molta più roba, infatti è il volume più massiccio, quello con più pagine, è il volume Design Wars più approfondito, più nutrito dei tre, ma ci stava, guardate quante armi. Negli altri volumi non si vedono così tante armi, qui secondo me ve le fa vedere tutte, spettacolo, adesso qui non posso fermare perché la batteria sta andando un po' a puttana, cerchiamo di terminare il clipino senza stacchi, torce, scudi, alabarde, guanti, archi, ce n'è per tutti i gusti, ce n'è un'infinità, guarda questa spada qua incredibile, fantastica, torcigliata, mamma mia, che armi, che roba, spadoni, ce n'hanno infinità, secondo me sono tutte, ve le fa vedere tutte secondo me,
fruste. Questo qui è il mitico doppio scudo, che è praticamente una porta, uno scudo doppio. Fetici, amuleti. Poi ci sono tutti gli oggetti dell'inventario. Tutti gli oggetti del vostro inventario con la loro descrizione precisa. Guarda che spettacolo. Materiali per fare i potenziamenti. Gli oggetti, tutti gli oggetti chiave, assolutamente tutti i key item, tutti gli anelli, figa, non esiste un Dark Souls senza anelli, anelli fantastici Dark Souls 3, qua devi far vedere tutti, con la loro descrizione, tutte le magie, guardate che spettacolo, tutte le piromanzie, tutti i miracoli. Qua vi fa anche una sorta di enciclopedia, eh?